Eccoci qua, tra poco iniziamo con Tagadà, molte cose da raccontarvi, sono pronti i nostri inviati. Inizia una settimana in cui ci sono diverse decisioni da prendere, ce lo racconterà Luca Sappino e poi il termometro dai territori, sempre con l'aiuto di Elena Testi. Molti ospiti, Tremonti, Serracchiani, Maroni, La Preziosi, Pregliasco, i nostri esperti, Celotto, insomma le vostre telefonate. Vi aspetto tra pochissimo, cominciamo con Marco da Milano. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio ad Alessio Orsinger. Buon inizio di settimana a tutti. E allora comincia una settimana che porta con sé una serie di decisioni, alcune delle quali diventano ancora più urgenti considerato quello che abbiamo visto nel fine settimana, e cioè parlo delle decisioni relative al Natale ma anche alle aperture dei negozi e di tutte quelle attività che poi producono gli effetti appunto che abbiamo visto sabato e domenica. Subito Luca Sappino e ci dice tutto quello che succederà politicamente. Luca. Allora Tiziana, intanto devo dirti che in questi minuti è cominciata l'Eurogruppo informale tra i ministri dell'economia sul loro tavolo. Per l'Italia ovviamente c'è Gualtieri, c'è la riforma del MES che come sappiamo è un tema assai divisivo nella maggioranza, ma dicevi questa è la settimana del nuovo DPCM, oggi nel tardo pomeriggio si riuniranno le regioni, domani le regioni incontreranno il ministro Boccia, il ministro Speranza, mercoledì finalmente il ministro Speranza interviene in Parlamento e dovrebbe darci i dettagli di quelle che fino a questo momento possiamo considerare indiscrezioni e che però cominciano effettivamente a prendere una forma. Nel corso della puntata ti darò quanti più dettagli possibili sulle vacanze che ci attendono. Per ora in sintesi possiamo dire che se eravamo partiti 10 giorni fa raccontando le possibili libertà in più che ci saremmo concessi durante queste feste per far ripartire l'economia, oggi invece dobbiamo raccontare le possibili restrizioni in più che adotteremo per non far ripartire la pandemia. Questo è l'orientamento del governo, insomma, che ormai sembra essersi affermato, quello di una maggiore prudenza possibile. Questa è attesa a ore la convocazione di una capodelegazione, la riunione delle capodelegazioni di maggioranza proprio per definire il DPCM natalizio che appunto tra 2 giorni Speranza dovrà presentare alle Camere, quindi sono ore decisive. Ti ricaverò ovviamente la linea appena avremo le conferme del caso. Allora, intanto che aspettiamo il nuovo DPCM, di sicuro è già accaduto qualcosa, perché è accaduto che nel fine settimana c'è stato un passaggio di colore, un altro ci sarà oggi, nel senso alcune regioni si sono trasformate, erano rosse, sono diventate arancioni, di sicuro questo è accaduto per la Lombardia già da ieri. Elena, che cosa hai visto e come la Lombardia ha gestito questo cambiamento? Ma buon pomeriggio Tiziana. Allora, noi abbiamo visto sicuramente una Milano emozionata, se dovessi trovare un aggettivo per descrivere quello che è stato provato dai cittadini, Milano e la Lombardia. Perché? Perché si sono ripresi un po' della loro libertà con i negozi. Certo è che però insomma, Milano e la Lombardia sono colpite in maniera particolare, questo noi lo raccontiamo tutti i giorni, quindi abbiamo visto purtroppo all'interno dei negozi molte persone, non c'erano le file fuori perché di fatto si poteva entrare, ma noi per farti capire siamo di fronte all'ospedale Fornaroli che è a 15 km da Milano, qui dentro ricordo che ci sono ancora 180 pazienti Covid, quindi da una parte sì, la voglia di riversarsi per strada, di riprendersi la propria vita, la propria libertà, dall'altra però una pandemia che rischia di riprendere qualora appunto non dovessero essere rispettate le misure di sicurezza dovute, con una regione, esatto, che ogni giorno, è bene ricordarlo, conta purtroppo le perdite, anche ieri 135 le vittime. Allora Elena, torniamo da te ovviamente più avanti nel corso della puntata, intanto voglio mostrare a casa due fotografie, due immagini che ci raccontano del paese. Abbiamo scelto due code. Allora, sono la coda che abbiamo visto a Roma, apertura di un nuovo centro commerciale, la coda che abbiamo visto a Catania per i tamponi. E sono in qualche modo due foto che ci raccontano di due facce della realtà e della difficoltà anche che abbiamo a convivere con questa
novità alla quale piano piano stiamo facendo l'abitudine, cioè la novità del Covid. Saluto Marco da Milano, direttore dell'Espresso, ben trovato Marco. Grazie, buona settimana. Marco, voglio partire proprio dalle due foto, no? Per chiederti di metterle insieme a me a fuoco. Che racconto è quello che mette insieme le due foto? È il racconto di questa straordinaria normalità e quindi di questa invece situazione eccezionale, dolorosamente eccezionale, che stiamo vivendo da febbraio, quindi ormai sono passati 9 mesi dall'apparizione del Covid, dell'incubo Covid anche nelle nostre case, nelle nostre vite. Da un lato quelle file che abbiamo conosciuto per fare i tamponi nelle settimane scorse, una situazione di impreparazione rispetto alla seconda ondata, dall'altro questo tentativo di farci vivere, temo soprattutto su un piano consumistico, il Natale. Quando dico consumistico dico anche un'economia che gira, ma certo, da quello che si sa, adesso Luca Sappino ci darà altri dettagli, immagino tutto il DPCM sarà fatto in modo tale che ci sia una concentrazione nei giorni immediatamente prima delle feste natalizie sui consumi, sui regali e poi delle feste invece dove forse sarà anche impossibile scambiarsi di persona, quindi, certo, quindi anche prepariamoci anche a questo, che è un po' la stessa immagine che hai fatto vedere tu con queste due file. Sì. Cioè, da un lato una richiesta di normalità e dall'altro sappiamo che questa normalità, esatto, non la è possibile. Consapevolezza che nel frattempo stiamo vivendo un'emergenza, ma io credo che peraltro quelle due foto rappresentino il paese e quindi questa doppia anima, queste due Italie che al momento convivono, e però rappresentano anche lo stato d'animo che ciascuno di noi ha dentro di sé, nel senso che poi ciascuno di noi avrebbe desiderio, voglia di tornare alla normalità e contemporaneamente alla paura di quella coda di tamponi. Cioè penso che proprio sia un fuori e un dentro che coincidono perfettamente. Chiederei a Giuliana, la nostra regista, di fare uno zoom sulla copertina dell'Espresso. C'è un volto assai intenso, per certi versi anche poco riconoscibile, di Papa Francesco sull'ultimo numero dell'Espresso, con un lungo pezzo di Marco da Milano, il cui titolo credo che sia La rivoluzione non si ferma. E ti chiedo, Marco, qual è il tratto inequivocabile e rivoluzionario di Papa Francesco? Quello che lui dice spesso, che fare una rivoluzione o fare una riforma o fare dei cambiamenti, questo sia su un piano dell'istituzione che lui guida, la Chiesa, ma anche sul piano delle istituzioni laiche di cui parliamo sempre, lo Stato, la politica, i partiti, significa innanzitutto aprire processi e non occupare spazi. Occupare spazi significa meno spiritualmente occupare seggiole, poltrone, cariche di potere, e mi sembra che sul recovery fund, magari poi ne parliamo, ci sia anche questa questione, anche sul rimpasto. Non voglio mescolare sacro e profano, ma teniamoci intanto sul sacro, perché tanto al profano ci arriviamo subito con l'aiuto di Sappini. Esatto. E invece aprire processi significa avere una strategia di più lungo periodo che sconta anche degli errori, delle cadute, ma insomma avere una visione, che forse è quello che manca alla politica e che sicuramente Papa Francesco invece dimostra di possedere. Luca, a proposito di profano, la polemica del giorno ha a che vedere con la parola recovery che pronunciava Marco da Milano? Decisamente, Tiziana, perché io prima ti dicevo di una riunione di maggioranza sul tema del DPCM, ad esempio si deciderà di chiudere le regioni anche gialle nei giorni a ridosso delle feste, insomma tra Natale e l'Epifania, ma sul tavolo delle riunioni di maggioranza, saranno varie in realtà oggi, una prima alle 17, c'è anche il recovery, perché in maggioranza si discute molto. Sabato, ricorderai, Conte ha fatto la sua proposta di governance per questi di struttura per governare, per spendere al meglio questi 200
209 miliardi europei. Lui ha proposto una struttura piramidale con Palazzo Chigi in cima, tre ministri subito sotto, sei manager e poi 300 esperti. Bene, in maggioranza ovviamente si è aperto il dibattito. Dibattito con toni anche accesi, e non ha aiutato l'intervista uscita questa mattina sul Corriere della Sera di Giuseppe Conte, o meglio il colloquio in cui Conte titolava il Corriere, dice sul rimpasto non possiamo seguire le ambizioni personali. Ovviamente Matteo Renzi e Italia Viva, che già avevano dubbi sulla governance del recovery, non l'hanno presa benissimo, e Conte ha dovuto fare una nota in cui smentisce quei virgolettati, questo ve lo devo riferire, dice che non sono parole pronunciate al Presidente né che corrispondono ai suoi pensieri, diciamo l'offesa da parte di Italia Viva. La questione non sono le ambizioni, diciamo, resta però, e chiedo aiuto a Marco da Milano, la questione di questa task force, adesso senza disturbare quella di Colao, gli altri vari comitati che abbiamo visto, no? Di vario genere e tipo, però stiamo parlando di sei manager, ciascuno per un'area di competenza, 300 sottoposti, cioè 50 manager, per gestire questa cifra oggettivamente importante di danari, 209 miliardi, adesso poi capiamo arrivano, non arrivano, quando arrivano, eccetera, eccetera. E in più Conte dice pure ad un certo punto di quella intervista che citava Luca Sappino che poi dovrebbe esserci anche un comitato di garanzia fatto di 10 persone dal Quirinale. E nominato possibilmente dal Quirinale. Io la domanda che mi sono fatta, però io sono ingenua come Marco da Milano sa, è ma il Parlamento, per dire, cioè i ministri, ma anche tutti i parlamentari, a che serviranno mai? Però, ripeto, io ho una visione un po' semplice delle cose. Prego Marco. Ma rispetto al Recovery Fund, che poi è il piano di ripresa e di resilienza, come lo chiama qualcun altro in italiano, forse più, in modo più preciso, non è una incombenza burocratica che si fa una cabina di regia e vediamo come spendono questi 209 miliardi. È la politica, cioè spendere 209 miliardi per fare la digitalizzazione del paese, le grandi opere, l'ambiente, istruzione e ricerca, la disuguaglianza economica, è la politica per i prossimi 10 anni. Sarebbe stato come se nel dopoguerra i governi De Gasperi avessero fatto una cabina di regia per spendere i soldi del piano Marshall. Se non c'è la politica, tutti questi organismi sono dei carrozzoni burocratici. È il governo in prima persona che si deve assumere con i suoi leader la responsabilità di mettere in campo il programma per il paese. Tutto il resto è il classico barocchismo di strutture burocratiche che cercano di non fare politica. Politica significa anche fare delle scelte, significa dire quei soldi li investiamo sulla sanità o sulla scuola. Dov'è che c'è bisogno di ammodernare? Come voglio farlo? Decido di farlo in un modo invece che in un altro, di puntare più con su il quello Parlamento, invece che su quell'altro. Naturalmente con il Parlamento, perché altrimenti hai ragione tu, la domanda è cosa ci sta a fare il Parlamento. Noi, e quindi facciamo la domanda successiva, noi quando andiamo alle elezioni cosa votiamo esattamente? No, tra l'altro io sono assai contenta, Marco, che più avanti arriva il nostro costituzionista di riferimento Scelotto, perché io mi sono anche chiesta, ma ammettiamo che questa task force prenda delle posizioni, faccia una scelta, che il governo non sia d'accordo e il Parlamento non sia d'accordo, cioè è anche una novità dal punto di vista costituzionale, chi c'ha ragione? E i garanti, 10 garanti, il comitato di garanzia hanno più o meno potere della task force? Insomma, secondo me ce ne sono di domande. Più avanti, dicevo, arriva Celotto, lo chiediamo anche a lui. Alessio, il numero. Per le vostre domande di carattere giuridico, quindi quanto mai preziose in questi giorni, 0601 90 80 96 per le telefonate, hashtag per Twitter all'esperto chiedo. Andiamo in pubblicità, rientriamo tra pochissimo, non andate via che con da Milano ci guardiamo tutte le notizie che arrivano. E poi ho una sorpresa, io lo vedo già, da Milano non lo può vedere, ma insomma ho anche una sorpresa da Milano, attenzione.
Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, abbiamo collegato con noi Marco da Milano, che non vedo in questo momento nei monitor. Chiedo a Giuliana di farmi capire che succede. Eccolo, c'è. Alessio Orsinga nel frattempo è arrivato al tavolo e quindi cominciamo a guardare un po' di giornali. Cominciamo col sito dell'ANSA, esatto, online, ansa.it, il vaccino Moderna, uno dei vaccini candidati a aiutarci in maniera definitiva a combattere il Covid, efficace al 94,1%, ma fino al 100% e oltre il 100 non si può andare, quindi al rialzo non si può più... Sì, e poi quella corsa lì l'abbiamo vista già esatto, la settimana in scorsa. In altre direzioni, no? Nei casi severi, quindi questa è la notizia di apertura, ma sotto c'è l'ira del presidente del Piemonte, Alberto Cirio, inaccettabili le immagini della folla a Torino, e queste sono le immagini della ressa a Torino per le passeggiate, sì. Per lo struscio, per lo shopping. Le abbiamo viste a Torino, le abbiamo viste a Milano, le abbiamo viste a Roma, un po' dappertutto, ma in particolare in quelle regioni che sono passate da una zona all'altra. La qualcosa non mi pare sia piaciuta molto ai medici che lavorano negli ospedali e continuano a lavorare. No, non è piaciuta ai medici, tant'è che l'Ordine dei Medici ha diramato un comunicato questa mattina: non ripetere gli errori dell'estate, il virus ora circola di più, non bisogna disperdere i sacrifici fatti. E questo è l'Ordine dei Medici. Mi aprite un attimo, Elena? Elena, scusami, visto che tu ormai sei tutt'uno con gli operatori sanitari lombardi, mi dici se ci confermi questa preoccupazione? Anche lì voglio dire. Beh, sicuramente la preoccupazione c'è, certo la preoccupazione c'è da parte del personale sanitario, ma è una preoccupazione non dovuta soltanto alle riaperture, è dovuta proprio a una coscienza cittadina, cioè quello che si chiede è la coscienza e non la rimozione di quello che è stato, quindi ricordarsi che le regole sono importanti, perché alla fine è purtroppo una delle uniche barriere che abbiamo come contrasto. Il distanziamento, dici? Voglio sentire Marco da Milano, no? Perché noi prima, Marco, a proposito delle due fotografie delle due code, quella ai tamponi di Catania e quella a Roma, al centro commerciale, ma potremmo aggiungere quelle di queste piazze, no? A Torino, a Milano abbiamo visto immagini simili. Parlavamo di due Italie che faticosamente convivono. Forse c'è una terza Italia, che è quella dell'Ordine dei Medici, degli operatori sanitari. Cioè di quelli che dicono noi stiamo qua dentro e continuiamo a lavorare sotto stress, peraltro sono 9 mesi, lo ricordavi tu, che loro fanno i conti con la pandemia e quindi con un mostro. Noi ormai ci siamo abituati anche alla questione delle vestizioni, le svestizioni, ma insomma ce l'hanno raccontato 1000 volte, è terribile, è faticosissimo lavorare in quelle condizioni. Prego Marco. Guarda Tiziana, questa copertina, vedi, che è sopra di me, sì, la grande rimozione, quell'oggetto è un rasoio che è appartenuto a un barbiere della provincia di Bergamo. È un servizio che abbiamo fatto in estate, credo che fosse il numero del 20 agosto. In quel momento il Covid non esisteva più e ci sembrò giusto far vedere degli oggetti di vita quotidiana, c'era appunto il rasoio di un barbiere, i Ray-Ban di un altro signore, una serie di oggetti molto semplici di persone che non ci sono più perché erano morte nei mesi della prima ondata e che semplicemente erano stati rimossi dal nostro immaginario collettivo, perché in quel momento volevamo dimenticare che ci fosse stato il Covid. Era estate, eravamo sereni e ci dicevano che il Covid era finito, che il virus era morto, che non c'era nessun problema. Oggi siamo, i titoli dei giornali di oggi ci dicono che l'Europa consiglia di non fare i canti di Natale, perché anche cantare significa spargere il virus nelle chiese. Allora, questa è la situazione che noi non dobbiamo mai dimenticare, quindi non devono essere i medici che lo ricordano, gli infermieri, che sembra quasi un problema corporativo combattere per la vita contro la morte, invece è un problema dell'intera società. E certo, che ci riguarda tutti inevitabilmente. Per questo ti dico, scegliere quella copertina d'agosto non era facile, perché significava dare una brutta notizia, però forse fa parte anche del nostro lavoro. Allora, come sai Marco, Alessio c'ha questo problema, non è l'unico e quindi si inventa i premi.
Andiamo con il primo premio. Oltre all'abbronzatura sfavillante, non sto scherzando. Sì. Premio non so, non c'ero e se c'ero non credo alla carriera però. Quindi, caro Marco, c'è un supplemento di responsabilità in più. Sì, alla carriera. Alla carriera, sì, ah, sì, okay. Sì, sì. Non è sull'ultima performance, no, ma no, è, no, no, è alla, diciamo, carriera, alla carriera. Sandra Zampa, parliamo di scuola. Non credo che ci saranno riaperture prima di Natale. Vabbè. Sempre scuola, Lucia Azzolina. L'apertura domenicale non è percorribile. Perché ricordiamo che un altro ministro, la De Michele, ha detto: beh, si potrebbe aprire scuole sabato e domenica. Poi qualcuno ha fatto notare che il sabato molte scuole sono già aperte, ma in molti hanno detto la domenica scordatelo. E questa era la posizione della Azzolina, che ha detto non credo sia percorribile. Sì. Chiuderei con Matteo Orfini, esponente del Partito Democratico, che commenta l'ipotesi di patrimoniare. La patrimoniare è una proposta giusta, il PD ne discuta laicamente, non credo che il vice segretario Orlando, il ministro Peppe Provenzano, possano esserne pregiudizialmente contrari. Allora, quindi hashtag non credo. Non credo, sì. Allora, oltre ad assegnare il premio, Marco, io ti chiedo una riflessione, non tanto nel merito, poi ci arriviamo al merito delle questioni, ma vorrei una riflessione sul metodo, ma che modo di comunicare è? Prego, Marco da Milano. Questo è un grosso problema se pensiamo alla solennità con cui comunicano quantomeno i capi degli esecutivi, poi non dico tutti i ministri, mi riferisco anche alla Merkel, a Emmanuel Macron, hanno parlato da marzo a oggi 6 volte in tutto al paese, e ogni volta che appaiono il cittadino sa, ecco, qui mi stanno per dire qualcosa di importante, di solenne e di definitivo, mentre noi esatto, abbiamo una tale ansia di comunicazione che i ministri si smentiscono, i ministri litigano, danno notizie che poi vengono sbugiardate pochi minuti dopo, un ministro addirittura ha riscritto l'orario di nascita del bambinello. Insomma, ne stiamo vedendo di ogni colore in una situazione in cui davvero ci scherziamo su, però davvero una comunicazione del governo, fammi dire, anche i medici in questi giorni stanno dando il peggio di sé. Infatti stavo per dirti, però c'è un virus, perché si è spostato dalla politica, sì, ai virologi, agli immunologi. Sembra un congresso di persino partito, quelli che devono fare il vaccino hanno cominciato la gara degli annunci, no? Cioè, davvero c'è un virus. Sì, sembra un congresso, ci sono le correnti, i capi corrente, sì, sì, quelli che finiscono in maggioranza, quelli che vanno in minoranza. È uno spettacolo in cui davvero poi il cittadino resta disorientato, e quindi, visto che tutto quello che non è vietato è permesso, poi si va in centro a fare compere, a fare shopping. Oh, ma a proposito di questo, Marco, entriamo un po' nel merito delle notizie, no? Nel rivedere le foto che abbiamo visto davanti al centro commerciale, comunque le foto di Milano, di Torino, ci ha detto attenzione, è una tragedia, così andiamo a sbattere. E io, sempre perché sono una personcina semplice, ovviamente cosa ho pensato? Intanto la scuola è chiusa, perché poi insomma un po' ci pensi, no? E, dopodiché soprattutto ho pensato, dico beh, però di sicuro sono al lavoro per un piano attentissimo, fatto proprio al dettaglio, al minuto spaccato, sui trasporti per riportare i ragazzi a scuola il 7 gennaio, che come sappiamo è domani mattina, perché poi in mezzo ci sono le feste, quindi è domani mattina. Tu hai notizie, Marco, che sei sempre ben informato? Purtroppo stiamo rivivendo la stessa identica situazione dell'estate da questo punto di vista, cioè tempo perso. In queste settimane non è stato fatto assolutamente niente per non ritrovarci nella situazione di ottobre, così come avevamo perso mesi molto preziosi tra maggio e settembre per non ritrovarci nel punto di partenza. Tutto questo e non giustifica più nessuno, perché non è più un'emergenza, qualcosa che va avanti da 9 mesi, e non è più una cosa inaspettata. È una convivenza con il virus che doveva essere organizzata in modo completamente diverso. A pagarne le conseguenze sono appunto i ragazzi e le ragazze che non vanno a scuola, quelli che dovranno fare tutti gli esami universitari a distanza, molto delicati soprattutto nel primo anno, nel secondo. Il primo anno è differenziato, il primo anno di università, sì, però, però,
però è chiaro che c'è un danno sulle giovani generazioni enorme di cui non portano responsabilità. Vabbè, giriamo pagina, che così, se no io già mi sono incupita, francamente, perché poi noi giochiamo su tutto, però un po' incupisce. Andiamoci a guardare un'altra invenzione di Alessio Ursinger, un altro premio. Il premio, quando c'è la patrimoniale c'è tutto, perché la seconda parte del premio precedente, la prima era il capitolo scuola, la seconda è il capitolo patrimoniale, questa proposta. E noi ci teniamo a entrare nel merito di tutto. Sì, anche perché sono talmente uniti e la pensano talmente tutti allo stesso modo, che è un piacere. Comincerei riproponendo Matteo Orfini, la frase che abbiamo visto prima, sulla patrimoniale. La patrimoniale, eccola qui, la ripetiamo, una proposta giusta, il PD ne discuta. Laicamente non credo che il vice segretario Orlando, il ministro Peppe Provenzano, possano esserne pregiudizialmente contrari. E questo era Orfini che avevamo visto. Immediatamente ci sono state un po' di reazioni. Sì, Di Maio, no? Ha fatto sapere che non è cosa. Questo è Luigi Marattin, che fa sempre parte della maggioranza, come Matteo Orfini. La patrimoniale proposta da Liberi Uguali e da alcuni deputati del PD. Ecco perché non mi sembra affatto una buona idea. Anche Giorgia Meloni è contraria, ma fa opposizione, quindi ci stupisce meno. E alla fine, in un emendamento presentato dalla sinistra, la manovra spunta la patrimoniale. Ecco la loro risposta alla crisi, il loro regalo di Natale agli italiani. Un furto su conto correnti. Qui due domande, diciamo, con risposta telegrafica. Marco, ti chiedo intanto a chi dai il premio, che non è facilissimo, e poi anche, ma alla fine la vedremo mai la patrimoniale? Prego. Ma assolutamente no, non l'abbiamo vista in tempi esatto. di normalità, quindi credo che sia una bandiera che viene sventolata, quindi da questo punto di vista do il premio a Matteo Orfini, che si ricorda di essere stato in tempi antichi il capo corrente di Orlando e di Provenzano, quando c'erano i giovani turchi. Di Provenzano non sono sicuro, di Orlando sicuramente, e, però una bandiera che viene sventolata di volta in volta e che non è mai stata fatta in termini seri, come... Certo che se ne può discutere laicamente, però poi si fa, e si fa in termini molto seri, mentre così significa solo da un lato agitare una polemica politica e dall'altro spaventare molte persone, come si è visto dalla reazione di Giorgia Meloni. Allora, in collegamento c'è la sorpresa che avevo assicurato a Marco da Milano, ma in realtà è più una sorpresa per Alessio Orsinger. È un amico e collega. Un amico e collega. Babbo Natale, ben trovato! Eccoci. Buon pomeriggio, ragazzi. Senta, ma lei l'ha capito che ora può entrare nella casa dei bambini? Nelle case. No, io ho capito che in ogni momento voglio abbracciare e salutare i bambini di tutto il mondo. Abbracciare piano anche... piano, che col Covid è complicato, Babbo Natale. Oh, come mai è complicato? Sono così belli i bambini. Lo so, pure hanno a me piacciono bisogno. Tanto. Ma non si può essere abbracciati da noi nonni. Allora, Marco, intanto Babbo Natale direi che è una delle poche certezze della nostra vita, e arriva, vogliamo rassicurare tutti, Babbo Natale arriva a prescindere dagli orari. Arrivo, no? Con tanti sorrisi, con tanta felicità e con il bisogno che hanno tutti di essere rilassati e di vivere un mondo più bello. Aspetti Babbo Natale che con lei restiamo un attimo, mi faccio salutare Marco da Milano. Marco, arriva, è sicuro? Io sono anche verde. Esatto, verde, no, è bellissima, l'accostamento è meraviglioso. Peraltro non l'avevamo richiesto, quindi proprio la perfezione. No. Quando si dice la perfezione... Ciao, Marco. Marco, ciao. Tutto a posto, no? Cioè, questa buon cosa lavoro, qua non Natale, è in discussione. Grazie a Marco da Milano, grazie sempre grazie per essere con noi. Grazie davvero. Grazie. Allora, dovrebbero essere già in collegamento... gli ospiti che ci hanno raggiunto, arrivo da loro subito, ne vedo qualcuno nei monitor, però prima, caro Babbo Natale, oggi si apre la settimana in cui si decide un po' di più di quello che si può fare o non si può fare. Allora noi siamo andati da un suo collega perché la nostra sensazione è che il clima non sarà quello degli altri anni. Questo suo collega, per esempio... e lavora con una squadra, e come lavora Alessio? Il modo in cui ci fa vedere Margherita Costa. Con i videomessaggi, per intenderci, andiamo a vedere. Questa era com'era e questo è quello che c'è.
Ci troviamo a Govone, nel cuore delle Langhe e Roero. Da 14 anni organizziamo il magico paese di Natale. 220.000 presenze è l'ultima edizione e ora cerchiamo di galleggiare. Il coronavirus ha fermato anche i mercatini di Natale. Parte dell'attività che si svolgeva all'interno di questa residenza sabauda del 1800 è stata trasferita online, ma non basta a far quadrare i conti. L'iniziativa creerà all'incirca 32 milioni di euro di indotto in un paese di 2200 abitanti e qui praticamente si sviluppava poi tutta la casa di Babbo Natale allestita temporaneamente. Come vedete non c'è nulla. Li avete ricevuti i ristori dallo Stato? Abbiamo ricevuto 2.000 euro e adesso ce ne aspettano 4.000 perché sono basati nel periodo di non attività. Di marzo-aprile, voi siete chiusi? Marzo-aprile, ovviamente, e noi siamo chiusi e quello è stato semplicemente una combinazione di un ritardo di un'emissione di fattura. Meno male, ovviamente, perché altrimenti non avremmo neanche preso questo. Pensate che io in questo momento avrei già dovuto fatturare quasi 800.000 euro, quindi quest'anno probabilmente arrivo appena appena a 120.000 euro. Anche Babbo Natale ha dovuto ridimensionarsi. Ora incontra i bambini in collegamento internet da un piccolo appartamento nel centro di Govone. Parlate piano che Babbo Natale sta dando un messaggio a un bambino. Ho scritto una lunghissima lettera alla tua mamma, ricordandomi tutti i pregi che ti caratterizzano. Complimenti. E devo dire che sei un bambino davvero dalle mille qualità. Io sono un'attrice che insieme ad altri 10 colleghi aiutiamo Babbo Natale a stare vicino ai bambini. Questo stop per voi cosa ha voluto dire? Ho dato fondo ai miei risparmi, ho fatto qualche lezione online, però siamo preoccupati di questo blocco che si sta protraendo. Nonostante qualche aiutante in meno, Babbo Natale è pronto a consegnare i doni e non teme lockdown. Per me non c'è distanza che tenga. Io sono sempre nel cuore di tutti i bambini e mi raccomando, continuate sempre a credere nella magia del Natale. Buone feste a tutti! La magia del Natale, allora, intanto voglio salutare e ringraziare Marco Capitelli, il nostro Babbo Natale in collegamento. Perché insomma volevamo un po' di buon umore, Babbo Natale, e in bocca al lupo per tutto. Assolutamente, i bambini dobbiamo giocare, vivere, ridere, perché solo con la risata possiamo battere un mondo cattivo. Solo ci proviamo. Grazie Babbo Natale per essere stato con noi. Saluto Roberto Maroni, bentornato. Ciao. Eccoci qua. Roberto Maroni l'ha mai fatto Babbo Natale nella vita? Sì, certo, l'ho fatto. Sì, quando collaboravo con una scuola, insomma, da giovane però, da ragazzo. Cioè, inizio faceva carriera. Pure la voce, quello. Ho, ho, ho. Inizio carriera, sì. Inizio carriera. Vabbè, è bello, questa cosa è bella. Adesso poi faremo registrare l'audio a parte ogni tanto. Sì, andavo poi, l'ho fatto con i miei amici, con il gruppo musicale con cui suono, travestito con la barba in centro a Varese, io con la fisarmonica e loro con il sassofono e la tromba. Ci siamo molto divertiti. Vabbè, e abbiamo bellissimo. Anche raccolto un po' di offerte, insomma, certo. Che poi abbiamo dato in beneficenza. Sì, ma me lo fa un momento di Babbo Natale? Faccio sto regalo, io sono appassionata. No, non mi sono preparato. Un po' di bamba ce l'ha, devo dire, quindi potrebbe aiutare. La prossima volta suonerò qualcosa con la fisarmonica. Lei mi sa che fa delle promesse da marinaio, perché mi aveva già promesso che veniva con la chitarra elettrica a suonare e non è venuta. Adesso con la fisarmonica, prima o poi. Beh, ma quando io sono finisce un la storia del Covid, viene in studio e suona per noi. Questa promessa deve essere mantenuta. Promesso. Daniela Preziosi, ben trovata. Collabora con Domani, eccoci. Collaboro, lavoro tanto. Con Domani. Io ho fatto anche la Befana, non so se Daniela l'ha mai fatta. Io ho fatto la Befana per mia sorella quando era piccola. Mai fatta? E non posso,
Non posso dire tutto perché ho vicino, diciamo, a me mio figlio, quindi delle cose lasciamole certo. Un po', diciamo, nel... Però diciamo che è un'interpretazione che non mi viene difficile, mettiamola così. Ok, ok. Chiarissimo. Saluto Fabrizio Pregliasco, virologo, dirigente sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, guida preziosa di questi lunghi mesi. Ben trovato, Pregliasco. Un piacere. Allora, ad un certo punto apriremo il telefono, viene a trovarci il professor Celotto. Quindi domande di carattere giuridico oggi, 0601 90 80 96 per le sì, telefonate. Sì, insomma, se avete dubbi sui permessi, sui divieti, dove andare, perché poi sono cambiate ancora. Esatto, come muoversi, hashtag all'esperto chiedo. Allora, Maroni, siamo al Toto Natale, però sembra che si vada verso... diciamo misure piuttosto restrittive, mentre la settimana scorsa si diceva vediamo cosa si allenta, quali misure si allentano, adesso la sensazione è che a partire dal 18-19 più o meno di dicembre ci sarà una stretta per evitare che succeda quello che è accaduto d'estate, magari lo dico male, la rassicura la linea del rigore? Sì, mi rassicura, non mi rassicurano tanto le immagini che ho visto oggi sui giornali degli assembramenti, delle folle, perché non bisogna fare l'ultimo sforzo, diciamo. Se a gennaio davvero arriveranno i vaccini, e poi non dico che sarà chiusa questa brutta esperienza, ma sarà in discesa. E dobbiamo evitare di fare un regalo al Covid, al virus, regalo di Natale che non ci vuole, che non serve. Sopportiamo, usiamo, viviamo il Natale nella sua intimità, ecco, questo dovremmo fare. Le famiglie, sapendo che è un momento di sofferenza, speriamo l'ultimo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. E ce l'ha ricordata bene la sofferenza Elena Pagliarini, l'infermiera simbolo di Cremona, ve la ricordate quella che si era addormentata dopo un turno devastante, no? Sulla scrivania, e lei si è abbastanza arrabbiata su questa cosa delle misure di Natale, allentare, non allentare. Chiedo al professor Pregliasco, quello che dice Maroni è diciamo qualcosa che tutti noi ormai intuitivamente capiamo, però io le chiedo quanto rischiamo se vediamo quello che abbiamo visto ad esempio nel fine settimana nelle grandi città, cioè che cosa succede in termini di contagio a gennaio? Una terza ondata sostanzialmente, perché ecco, ce l'aspettiamo dritto. Proprio dalla storia delle precedenti pandemie, e quindi l'entità di questa terza ondata dipenderà da noi. Già questa seconda ondata è dipesa un po' da noi, tra virgolette, da quanto abbiamo fatto, meglio non abbiamo fatto durante l'estate, perché è vero, in questo momento, lo dico, l'ho detto altre volte da voi, insomma, ogni contatto è un potenziale rischio. Basso rischio specifico, però più contatti e oltretutto più contatti in luoghi da luoghi distanti e ritrovi diventa davvero un rischio di incocciare in un soggetto asintomatico e che però ti fa questo regalo sgraditissimo, diciamo. Infatti, e questo è l'elemento che dobbiamo continuare a ricordare. Giusto riaprire, bisogna dare un po' di fiato a un commercio che è stato devastato e sarà devastato alla fine di questa storia, però usiamolo con il buon senso che spesso insomma, non è così frequente. Appunto, il buon senso, è il buon senso che ci governa oppure qual è il tipo di sentimento che prevale? E la domanda che mi faccio e che rivolgo a Daniela Preziosi, non prima però di averle mostrato quello che è accaduto a Roma. Noi stamattina abbiamo visto su molti giornali le immagini del fine settimana, no? A Torino, giusto Alessio, a Milano. Sì, dove hanno annunciato che ci saranno i vigilantes anche a Torino, peraltro. Ah, nei prossimi giorni. Sì, perché sì. Ciri era abbastanza preoccupato, abbiamo letto delle sue dichiarazioni abbastanza preoccupate. Però a Roma era già successo, credo venerdì, che a fronte dell'apertura di un nuovo centro commerciale, sì, diciamo, c'è stata una specie di tana liberi tutti. Andiamola a vedere e arrivo dalla Preziosi. Siete disponibili?
disposta ad aspettare quanto per entrare in negozio? Tutta la fila, è un bel po' di ore penso. La fila per comprare cosa? Primark, che desideravamo da molto tempo qui a Roma. Lei non ci rinuncia allo shopping per il Covid? No. Dopo bisogna conviverci, che facciamo se no? Rimaniamo invernati a casa? Era il caso di aprire un ennesimo centro commerciale il giorno del Black Friday in piena pandemia, secondo voi? No, però sei qui. Sono qui, ma non pensavo ci fosse tutta questa confusione. Cerco di stare distante, sto ogni 2 minuti con questo. Sì, intanto abbiamo la doppia mascherina. Doppia. Sono occasioni di assembramento i centri commerciali? Sì. Sì, però... Vediamo lo stesso. Sì, tutti. Non era necessario, pensavamo che non c'era tutta questa gente. L'inaugurazione più Black Friday, insomma, è una combo un po' azzardata. Non vogliamo sicuramente essere additati come i contagiatori della città e così non sarà perché i protocolli sono tutti assolutamente rispettati. La rilevazione della temperatura agli ingressi rappresenta un aspetto molto molto importante, si può rimanere aperti in sicurezza a Natale. Abbiamo allora gli impianti sciistici pure? Io a sciare non ci vado, ci andavo da ragazzo. Adesso non ci vado, albergo in dei posti chiusi non ci andrei. Però questo è un posto questo chiuso. Questo è un posto chiuso, però... Sì, lì possiamo camminare. Vi sperate nell'apertura natalizia dei centri commerciali? Se no non lo vedo un Natale. Che sarebbe come quest'estate che hanno riaperto tutto e poi si è riscatenato il caos. Morale alle stelle oggi. Sì, il morale alle stelle, ci stiamo provando, balliamo e speriamo che arrivi tanta gente. Io ho 22 anni. E lavoravi prima tu? A Fiumicino, in un ristorante di pesce. Mi è scaduto il contratto durante il primo lockdown e non mi hanno rinnovato. Stavo cercando lavoro da 3 mesi. Faccio il barman e lavoro in discoteca principalmente. Almeno una gioia nel 2020. Quanto è importante per voi aprire oggi? Moltissimo. Purtroppo non ho lavorato durante il Covid, questa è la mia prima esperienza dopo la quarantena. La mattina il tuo primo pensiero è il Covid o il lavoro? Il lavoro. Mi sono fatta aiuto a casa da sola, quindi a me il lavoro serve. Pensavamo che per paura del Covid ci fosse una clientela, quindi è andata bene. Benissimo, siamo felici. I contagi non li fai in questi luoghi, secondo me. Si fanno nei luoghi di lavoro, sulle metro. Paura di calca, di assembramenti? No, per il momento no. Io perché ormai siamo ai sgoccioli della pandemia, quindi entro 2 mesi finirà tutto. Tu ne sei sicuro? Molto convinto. Allora, Daniela Preziosi, qual è il sentimento che prevale? Ma dispiace dover, io non voglio demonizzare né i ragazzi, certo quelli che dicono che siamo agli sgoccioli della pandemia vanno un po', andrebbero un po' presi per le orecchie, perché non è così. Li facciamo parlare con Priasco, diciamo, loro li facciamo parlare con Priasco. Insomma, un po' così. Non voglio neanche demonizzare le persone che hanno perso il lavoro e che naturalmente in quell'apertura di quel centro commerciale hanno dovuto riacchiappare una possibilità di futuro, perché il futuro è dopo, ma nel frattempo bisogna anche arrivarci a quel futuro, quindi io non, naturalmente non è che mi sento qui di dire che sono persone irresponsabili, però io dico che dobbiamo tutti guardarci negli occhi e dire se queste sono immagini di un posto in cui tutte le i criteri della sicurezza sono valutati per bene. A me francamente non sembra, io penso che noi dobbiamo tenere in testa con tutte le cose, per carità, io capisco tutto, non è che a me fa piacere stare barricata in casa e tantomeno ai nostri figli, però dobbiamo tenere in testa il modello di quest'estate. No, ma io trovo che sia molto utile guardarle quelle immagini e provare a capire cosa succede, perché appunto potrebbero essere le prove generali di quello che accadrà in queste settimane che ci... E allora posso dire una cosa? Nelle quali ci avvicineremo al Natale. Certo, io posso dire una cosa, io spero, stiamo aspettando il prossimo DPCM, a giorni, sta per arrivare. Ecco, io spero, intanto che non confondiamo, io non sono credente, però che non confondiamo il momento della festività che si può celebrare solamente se si va a fare shopping. Questo già mi sembra uno slittamento di senso un po'. Poi naturalmente mi fa piacere che facciano Natale anche i commercianti che portano a casa un soldino, non è che dico diversamente, però insomma sono due cose diverse.
E poi spero che le regole che verranno date nel prossimo DPCM siano regole chiare, perché il tema che abbiamo affrontato in tutti questi mesi, te lo ricordi, è stato che non ci si capiva niente, certo, si capiva poco, certo, e c'erano delle differenze. Cioè diteci tre cose, ma ditecele chiare, perché sennò andiamo al manicomio. E ditecele subito, e anche ditecele subito, perché c'è un problema. Chi viene da fuori e deve organizzare il ritorno in famiglia, che spesso è l'unica occasione in un anno per questa vacanza lunga per vedere i propri cari, si deve organizzare. No, anche organizzare perché adesso viaggi, sentiamo parlare di un atteggiamento rigido che significherebbe non potersi spostare da una regione all'altra, però anche sentiamo dire, no, ma se devi andare dai genitori, e allora sarà solo per i genitori, per i familiari, per chi sì, per chi no, per favore fatecelo sapere, dateci la possibilità. Si può chiedere responsabilità ai cittadini, si può chiedere responsabilità ai cittadini solo per bene, solo quando, diciamo, un governo, gli enti che sono preposti a mettere queste regole, non sono solo il governo, sono anche le regioni e persino i comuni, hanno un atteggiamento chiaro. Certo. Diretto e responsabile. Allora, dopo aspetta Daniela che voglio sentire, perché altri, forse Luca Sappino ci sa dire qualcosa in più, non so quello che gira lì da quelle parti. Luca, a proposito dello spostamento tra regioni, abbiamo capito qualcosa di più? Sì, Tiziana, io ti posso confermare che a proposito dello spostamento regioni, ricordiamo il tutto sarà oggetto di una riunione con le regioni domani mattina, credo alle 11, l'orientamento del governo è quella di interrompere almeno dai giorni precedenti a Natale fino all'Epifania anche il passaggio tra le regioni gialle, questo perché in questa settimana altre regioni potrebbero cambiare colore e scendere al grado più basso di restrizioni, e si vuole evitare evidentemente un'eccessiva circolazione del virus. I miei familiari in un'altra regione li posso raggiungere? Guarda, le eccezioni sono il punto su cui si sta ancora cercando di trovare una quadra. È molto complicato, mi dicono dal Ministero, trovare poi il punto di caduta normativa di quello che può essere pure un lecito desiderio, cioè si decide di poter ricongiungersi con gli anziani soli, ma che vuol dire anziani soli? Quale grado di malattia serve? Insomma, è un punto normativo abbastanza complicato. Dal Ministero, diciamo, di boccia, che è a confronto le regioni, però il messaggio è chiaro, non si vuole tornare ad avere 800 morti al giorno a febbraio, e quindi questo è chiaro, una bisogna capire come rigida. Fare. Non so se Maroni ha un suggerimento da dare. Io voglio dire due cose. Mi pare che le regole ci sono, ma mi pare che in quelle immagini che avete mostrato siano state tutte violate le regole per il distanziamento sociale, e in questi casi qualcuno deve intervenire per garantire il rispetto delle regole, no? Mi sorprende molto che sia andato tutto così, che nessuno sia intervenuto. Abbiamo visto casi di persone in piazza che leggevano il giornale multate, 400 euro di multa, e qui nessuno è intervenuto. La seconda cosa, parlando proprio delle regole, mi pare che c'è molta confusione, ma ci sia soprattutto un grande assente, che è l'Europa, che è l'Unione Europea. Mi riferisco in particolare agli impianti di sci. Io abito a Varese, confino con il Piemonte e con la Svizzera. La Svizzera apre gli impianti di sciistici, sono 10 chilometri, noi non possiamo andare, loro possono anche venire, e a parte che la Svizzera, qualcuno potrebbe dire, non è nell'Unione Europea, ma l'Austria è la stessa cosa. Ma perché di fronte a una crisi così grave l'Europa non assume una posizione comune, diciamo? Questo deve fare, se no cosa c'è a fare l'Europa? E voglio sapere dal professor Pregliasco, ridatemi quella fotografia del centro commerciale. Nel frattempo stiamo vedendo che anche rispetto agli impianti sciistici il problema c'è, perché qualche settimana fa a Cervinia, quelle sono le immagini, c'era quella situazione lì. Allora chiedo al professor Pregliasco, quando tu stai all'aperto e peggio ancora al chiuso, in condizioni come quelle che abbiamo raccontato, ad esempio del centro commerciale, il virus quanto festeggia?
Alla grande, perché sicuramente noi sappiamo che le mascherine servono, ma già ecco, toccarsi con le mani, avvicinarsi così a possibili contaminazioni del tutto, come dire, involontarie di luoghi, di maniglie, di spazi, bicchieri e quant'altro, è un punto di facilitazione. Come sappiamo, il virus si può diffondere anche in parte con gli aerosol, oggi sappiamo, quindi sì, qualche piccola manchevolezza nell'uso della mascherina può essere in qualche modo negativa, e sopravvive poi diverse ore nell'ambiente anche attraverso un contatto che può essere indiretto con le mani di un soggetto asintomatico, inconsapevole ma contagioso. E Alessio, mi dici però quali sono i numeri dei centri commerciali, perché poi appunto parliamo di un'economia. Abbiamo preparato due cartelli, andrei col primo. Sono 1200 in Italia i centri commerciali, eccolo qui, con 587.000 lavoratori attivi, rappresentano il 4% del totale del nostro prodotto interno lordo. E col cartello 2 vediamo l'impatto delle misure necessarie, quelle del distanziamento sociale, sul giro d'affari. Con gli ultimi DPCM c'è stato un crollo degli ingressi con punte del 70%. E mi dai invece anche qualche dato sul Black Friday? Sì, sulla settimana di sconti, esatto, quindi con internet protagonista in questo caso. Sì. È 83 milioni di vendite al giorno che si sono consumate via web secondo le stime di Confesercenti, questo a scapito degli esercizi commerciali più piccoli e tradizionali. E sì, perché le piattaforme e-commerce festeggiano, diciamo, ma chiedo alla Preziosi, i piccoli negozi patiscono, qualche volta patiscono la fame, anche lì avevano chiesto al governo, per favore fate come in altri paesi, credo la Francia, no? Che ha ottenuto di spostare gli sconti natalizi al 4 di dicembre, da noi non è stato possibile. Buono, no? No, non è buono, e soprattutto non era un problema che è arrivato con la pandemia, questo era un problema generale, esatto, che c'è l'e-commerce che si sta mangiando il commercio in presenza. Sì, dopodiché di questi tempi peggio mi in sento. In questa situazione è un disastro. Io considero, ricordo che ci sono grandissimi, adesso non voglio fare pubblicità a nessuno, che evidentemente in questo momento neanche se la meritano, però ci sono delle grandissime aziende che hanno spostato già fortemente i loro commerci nell'e-commerce. In questa situazione è chiaro che c'è anche uno svantaggio totale che deve essere assolutamente ripianato. Sai, in questo periodo, ogni volta che uno dice dobbiamo ridistribuire quello che si guadagna per chi lo guadagna, perché non tutti perdono nella stessa maniera dalla crisi, ovviamente. Però ogni volta che uno dice una parola succede l'ira di Dio. Non voglio dire la parola, la dico? Patrimoniale, successo un casino. Ha detto la parolaccia, ho visto la faccia di Maroni, guarda, va diretto, fa Maroni. Non c'entra, la chiamiamo così. Super Pippo, chiamiamola Super Pippo, così siamo tutti tranquilli, non c'entra con l'e-commerce, però c'entra sul fatto che in questa situazione di grandissime perdite, o ci mettiamo in testa che si ridistribuisce un poco di soldi, oppure diciamo abbiamo un problema. Voglio dire, in piena pandemia lo ha fatto Sanchez, non è che lo ha fatto Maduro, l'ha fatto Sanchez. Per cui, insomma, forse ci si può pensare, si può cominciare a pensare anche in Italia. Diciamo, le reazioni non sono state delle migliori alle parole di Alessio. Chi è che ci ha detto? Beh, ma ragioniamone laicamente. Di Maio ha detto, se ne parla. Quindi, diciamo, queste sono le reazioni a chi dice proviamo a parlarne. Con grande soddisfazione di Maroni, mi permetto di dire. Dopodiché, Maroni, per fortuna, ci sono i ristori. Alessio, aggiornami, siamo arrivati al ristoro 4? Sì, decreto ristori quater, tregua fiscale, andrei col primo cartello, slitta al 10 dicembre il pagamento dell'acconto di IRES, IRPEF e IRAP, e poi le scadenze, cartello 2, prorogate al 30 aprile per imprese con dati, requisiti di reddito e cali di fatturato, le scadenze, cartello 3, prorogate al 30 aprile anche per le imprese in zona rossa e solo i ristoranti, attenzione,
soltanto i ristoranti in zona arancione, quindi è stata ampliata la platea rispetto perché ai precedenti decreti. Perché c'era già la cosa della proroga al 30 aprile, sì, o mi ricordo male io? C'era, ma si applicava ai vecchi studi di settore, così okay, si chiamavano okay, una quindi volta. Quindi c'è stato un ampliamento. Adesso è stato un ampliamento della platea e per sì. zona arancione solo ristoranti. Io devo dire che siccome sono ansiosa di natura... avevo messo in pagamento le mie tasse e le ho pagate venerdì, essendo che la scadenza era oggi, perché poi oggi ero qui, dico poi metti e mi succede una cosa, internet non va, poi non le pago, oddio, oddio. Adesso sono prorogate, quella scadenza che io ho anticipato venerdì è prorogata al 10 di dicembre. La domanda sciocca che mi viene da fare è, Maroni, ma me lo possono dire oggi per ieri? Cioè... un po' mi irrita questa cosa, o no? Sì, bisogna aspettare sempre l'ultimo giorno a pagare le tasse. Questa no, capito, è la lezione. È una follia però. Cioè, forse mi devi mettere nelle condizioni. Cioè, è possibile dover arrivare all'ultimo momento e magari anche dopo l'ultimo momento? No, non è possibile, non è possibile, anche se qualcuno aveva anticipato venerdì o sabato, mi pare. Sì, però non si può fare così in un paese serio. E poi comunque spostare di 10 giorni, il 10 dicembre di quest'anno, non dell'anno prossimo, vero? Spostare di 10 giorni... Esatto. Non... cioè, boh. Non capisco che significato ha, se non una questione burocratica, forse perché l'ufficio delle imposte o perché l'agenzia delle entrate non ha le persone, non lo so. Cioè, non prendiamocela con un po' più di gamma, chi può dirlo? E nel frattempo, però, vedo Elena Testi. Elena, dove sei esattamente? Mentre teniamo a mente le immagini che abbiamo visto, i centri commerciali, le piazze nel fine settimana. Elena è sempre davanti ad un ospedale, giusto Elena? Proprio così, sono sempre davanti all'ospedale, l'ospedale di Magenta in questo caso. Dove, senti, insomma, tu sei entrata nella terapia intensiva, quasi 180 nella terapia pazienti subintensiva con l'aiuto degli operatori sanitari. Esatto. Con l'aiuto degli operatori sanitari nella subintensiva a media e alta intensità, dove diciamo si riscontra il problema maggiore in questo momento negli ospedali, perché ricordo che sono proprio questi reparti che vanno in affanno in questo momento. E lo andiamo a vedere, Elena, e poi so che hai un ospite e arrivo da te. Andiamo a vedere il servizio che ci ha mandato Elena. Aperture, io posso, immagino le pressioni economiche, politiche, non le giudico assolutamente, le rispetto, rispetto alle decisioni di chi ci organizza, ci governa, però indubbiamente da medico la temiamo tantissimo. Qui dentro è molto più facile rendersi conto di questa cosa, là fuori, nei supermercati, per le strade, ci si dimentica un pochino. Durante la prima ondata sarà stata la paura, ma c'era molta più consapevolezza da parte della gente comune, che se dovesse ricapitare la terza ondata la gente sarà stanca, perché io capisco le problematiche economiche e questa stanchezza può portare a un disastro di cui ce ne pentiremo poi nel futuro. Ok, allora... aspettiamo che togliamo il casco. Come si sente? Bene. Bene? Respira bene? Ah, appetito? Sì, sì, sì. Per cui tra poco ci siamo, andiamo a casa. Tesoro. Perché non è contento? Si raddoppiano i pomeriggi, si triplicano le notti, si rinuncia ai recuperi, si fanno weekend consecutivi e ce l'abbiamo fatta. Però ogni sistema ha un limite e credo che sia questo il limite nostro. Qui ci siamo, ma facciamo veramente tanta fatica. Buongiorno. Allora, come va? Va bene. Ce la fa così? Ce la fa così?
Noi attualmente abbiamo 270 ricoverati e aprendo 9 reparti di medicina che si occupano solo della cura del malato Covid abbiamo cannibalizzato gli altri reparti. Eccola qua! Buongiorno, buongiorno! Lo vede? Vede suo marito? Lo vede? Ci vediamo ma ci sei, io non ti sento. Anche quando ho poi questo, lo sai, quello... momenti di crisi notturna erano tutti qua da me. La terza ondata perché sarà disastrosa? Perché ritroverà ancora i pazienti ricoverati della seconda ondata e veramente non ci sarà la possibilità né come spazi e né come personale. Io sono un po' arrabbiato con tutti perché ci vuole la consapevolezza e il rispetto del prossimo. E voglio dire una cosa prima di tornare da Elena, perché Elena mi ha scritto che le persone che avete visto, le persone ricoverate, hanno firmato una liberatoria e si sono rese disponibili a farsi vedere. Noi normalmente ci preoccupiamo evidentemente di tutelare la loro privacy e loro invece hanno detto no, no, fateci vedere, è importante che a casa ci vedano e sentano quello che abbiamo da dire, e a me sembrava importante dirlo adesso. Elena, con chi sei? Io sono con il primario di medicina dell'ospedale di Magenta, diabete grasso, Nicola Muli, che voglio ringraziare personalmente, Tiziana, perché i pazienti hanno anche deciso di farsi vedere per la grande umanità che il personale medico dimostra nei loro confronti, e io credo che dal servizio questo sia visto. Sì. Però, insomma, noi stiamo parlando di una Lombardia che torna a zona arancione, che diventa zona arancione. Io però vorrei con lei ricordare i numeri dei 9 reparti che gestisce e se continuate a ricoverare in queste ore ancora pazienti Covid. Sì, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo la bellezza di 250 pazienti ricoverati nei reparti di medicina Covid. E continuiamo purtroppo a ricoverare ancora le persone. Dal pronto soccorso ne abbiamo ricoverati 10 stanotte e quindi la gente purtroppo continua a stare male e continuano ad esserci ancora i morti. Quindi è una situazione che leggermente sta migliorando, ma siamo in piena pandemia. E professore, le posso chiedere intanto davvero grazie per averci accolto e per averci consentito di raccontare quello che succede nei reparti. E lo ricordava Elena, no? In Lombardia da ieri la Lombardia è di nuovo zona arancione, o meglio da rossa è diventata arancione, e, però a San Babila ieri c'erano, abbiamo visto le immagini, c'erano tante persone per strada e nei prossimi giorni in vista del Natale diciamo quella situazione potrebbe ripetersi. La sua preoccupazione più grande qual è? Cioè, voi davvero avete il timore che riprenda il contagio? Lei dice l'onda non si è ancora fermata, ma la vostra preoccupazione vera qual è? La nostra preoccupazione è proprio quella che si può ripresentare un'altra ondata. La terza ondata sarebbe veramente molto molto impegnativa sia dal punto di vista professionale ma soprattutto dal punto di vista umano. Io mi permetto di dire, perché l'ho detto anche nell'intervista registrata, che siamo un po' arrabbiati perché ci vuole il senso civico. Ogni persona deve capire che potrebbe avere il proprio nonno ricoverato, il proprio nonno che muore. E quindi io sono un po' così abbastanza deciso nel dire che ognuno di questi soggetti che sono andati a fare shopping dovrebbe venire a visitare i nostri reparti per rendersi conto che si sta distruggendo una generazione di anziani. Sono morti dalla prima ondata d'oro 50.000 persone. Queste 50.000 famiglie non faranno il Natale in allegria, non faranno il cenone, non andranno a sciare. Quindi il nostro grido di aiuto è: manteniamo le distanze, cerchiamo di avere la consapevolezza di comportarci in maniera matura, perché non ci possiamo permettere la seconda ondata. E aspetti un attimo ondata, lì, professore, scusate. Lo so che le rubo tempo, però mi piacerebbe stesse ancora con noi qualche minuto. Voglio sentire Maroni, perché a me le parole del professor Mumoli mi arrivano come uno schiaffone in faccia.
E non so se lei condivide questo, no? Le immagini di quella terapia subintensiva mi arrivano come uno schiaffone in faccia. Ed è così, c'è poco da fare. Sono immagini di questo atteggiamento molto tenero, diciamo, dei medici, e noi dobbiamo avere eterna riconoscenza per quello che hanno fatto il personale medico e gli infermieri, davvero. E io credo che debba essere raccolto l'appello dei medici a non abbassare la guardia, a non a fare assembramenti. Non assembratevi, perché se arriva la terza ondata è un disastro. E ci vuole poco, ci vuole poco. Abbiamo già imparato dalla prima ondata cosa bisogna fare, no? E non abbassare la guardia. Capisco che da qui a Natale è complicato, è brutto, perché il Natale è il Natale. Però l'anno 2000, l'anno bisesto finirà prima o poi. Facciamo in modo che finisca, che dal 2021 inizi un'altra storia. Voglio tornare dal professor Mumoli. Allora, arriva la terza ondata, siamo fritti, anche perché davvero gli ospedali sono già sotto pressione. Peraltro io devo dire che vi guardo con grandissima ammirazione, perché credo che per voi siano 9 mesi di una prova durissima anche dal punto di vista psicologico, che non è indifferente quando uno fa un mestiere di quel tipo. Quindi non oso immaginare che cosa significherebbe. Ma ammettiamo, io sono un ottimista, la terza ondata non arriva, perché alla fine gli italiani capiscono dinanzi a cosa siamo e si danno una regolata. Quando è che cominciamo a vederli sfoltire quei reparti? Dal suo punto di vista, professor Mumoli, quando è che si svuotano? Allora, se dovesse succedere come la prima ondata, e noi pensiamo di sì, nelle prossime settimane i pazienti verranno piano piano dimessi, e quindi se non dovesse ripartire la terza ondata, io pensiamo che nel giro di un mese ritorneremo ad essere Covid free. Ma la nostra paura è proprio questa, non intersecarsi con la terza ondata, perché sarebbe veramente poi troppo forte, soprattutto il prezzo che pagheranno coloro i quali non hanno il Covid, ma devono essere per esempio operati di un tumore alla mammella. Lei pensa a una ragazza che aspetta l'intervento chirurgico, o un malato che deve fare un intervento al colon. Cioè, ci sono anche gli altri malati, e questo è il problema importante, che se ritornerà il Covid noi trascureremo una quota parte che è molto importante di pazienti che devono essere curati che per altre patologie, che hanno bisogno di cure, che ne hanno bisogno oggi, non fra 3 mesi. Professor Pregliasco, le chiedo un aiuto su un altro punto. Allora, con il professor Mumoli siamo entrati nel reparto, insomma ce lo siamo detti molte volte, non bisogna abbassare la guardia. Dopodiché noi aspettiamo il vaccino. Allora Mumoli ci dice, se stiamo attenti ed evitiamo di far rialzare i numeri in maniera esponenziale, come pure abbiamo già visto accadere, noi possiamo gestire, e piano piano i reparti si svuotano. In questo piano piano non è che significa che a febbraio arriva il vaccino e abbiamo risolto. Mi ricorda lei quanto tempo abbiamo di convivenza col Covid, per cui dobbiamo introiettare comportamenti corretti e portarceli dietro forse almeno per un anno? Prego, professor Pregliasco. Allora, Mumoli ha perfettamente ragione, e spero appunto che i suoi reparti si svuotino dei pazienti che ci sono ora. È chiaro che la vaccinazione speriamo arrivi in gennaio, le agenzie regolatorie stanno attuando ora tutte le verifiche del caso. C'è stata un'annuncite un po' eccessiva che ha nuociuto anche all'aspetto dell'approccio alla vaccinazione, che è sensibile e anche in qualche misura, come avete raccontato qualche giorno fa, di dubbi di una quota parte di popolazione. Però ci vorrà del tempo, perché la vaccinazione non potrà essere eseguita istantaneamente, bisogna eseguire 2 dosi, così ci dicono le aziende, quindi dobbiamo immaginare ancora un 2021 via via con un miglioramento, perché l'azione di riduzione effettiva dell'incidenza, non solo attraverso il mantenimento di questo nuovo galateo, necessiterà ancora diversi mesi, io temo ancora tutto il 2021. Allora voglio ringraziare il professor Mumoli, grazie davvero per essere stato con noi, con gli altri ospiti, ci vediamo subito dopo la pubblicità.
diretta. Volevo dare un consiglio a Pregliasco. Grazie mille. Se magari fa dei piccoli corsi di comunicazione, pure a quelli dei vaccini magari, perché pure loro sono stati colti dal virus, essendo che Pregliasco pare sia il migliore comunicatore tra i divulgatori scientifici. Il più coerente, il più autorevole. Lo vedi? Cioè, hanno stilato una lista? Hanno stilato una classifica. Vedi, non è un caso, noi l'avevamo scelto molto tempo fa. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, arriviamo. Ah, mi stai chiamando, sto facendo il municipale, non l'ho caputo. Ma a te chi ti ci porta? Chi sta la mia macchina, mia moglie e i miei figli, chi sto mi ci porta per fare su tampone? A Catania sono iniziati i tamponi rapidi per tutti. Ci si può presentare anche senza prenotazione e soprattutto non si paga. Nel primo giorno sono stati in centinaia a mettersi in fila. Sono solamente le persone che siamo qui in attesa che si sono un pochino dati da fare a mobilitare il traffico, perché vigili urbani non ce ne sono stati completamente. C'è macello cristiano che si acchiappano, ma non è giusto rappresentare. Non ne sono arrivati. Siete prenotati? No, dritto. Dritto, dritto, qua dietro c'è il sito. Siete prenotati? Sì, con la sì. Che cosa è? Se riusciamo a individuare un grande numero o il numero che esiste di popolazione che è venuta a contatto col virus, che è inconsapevolmente contagiata, è assolutamente asintomatica, comunque questa fascia di popolazione sarà isolata e impediremo che il virus continui a circolare. Perché sei venuto a fare il tampone? Siccome non si pagava, mi sono venuto a fare il tampone. Sono le 11.10 a 3 ore che sono. Siete tutta la famiglia a fare il tampone? Sì, sì. E siccome c'è soldi non abbiamo, non siamo richiesti che... Io sono pensionato e ho 460 euro mesi. Io lo sto facendo perché devo entrare all'ospedale che c'è mio marito che è in fin di vita. Non l'ho voluto fare a pagamento. Prezzi alti? Sì, troppo. Con 70, con 60, con 100, con 20, con 15 euro. Una cianicchia magari sotto la mia casa stavano fanno con una pondora. Non si è fidato. Niente. Sandoro! Sandoro! Continenti Matteo! Buona forza! Buona forza! L'idea è bella, ma l'organizza... Sono io! Sono io! Scusi. Arpagallo Federica! Non devo uscire dalla macchina? Sì, sono io! L'hanno chiamata. Alleluia. Sono rimasti con noi Roberto Maroni, Daniela Preziosi, il professor Pregliasco. Voglio ripartire da Daniela Preziosi. Adesso devo dire, il racconto di Catalano, insomma, sembra una scena di neorealismo, non saprei, cioè, quello è un complimento per Catalano, è girato alla grande. Dopodiché mi colpisce il senso di rassegnazione, di accettazione. Non so, cosa resta a Daniela Preziosi questo racconto? Resta, diciamo, un problema sociale, che effettivamente ci sono molte persone che non hanno la possibilità di fare il tampone pagamento, o comunque che gli costa, ovviamente. E quindi ovviamente si mettono pazientemente in fila. Resta la disorganizzazione, e abbiamo visto i volontari che cercano un po' di fare un po' come possono, e quindi, diciamo, una società che si auto-organizza e che fa quello che può. Naturalmente questa però è un'opportunità, diciamo, che va offerta e che deve essere potenziata. A Roma ci sono stati dei momenti in cui fare i tamponi anche rapidi era difficilissimo, in questo momento un pochino meno difficile, ma sempre il problema esiste. Voglio dire una cosa però, lasciami dire con un sorriso, vedo Maroni, un sorriso però amaro, ecco, vedo Maroni inquadrato. Io ho sentito le sue parole che dicevano attenzione agli assembramenti. Io lo colgo con particolare piacere, perché viene da un esponente di una forza politica che non sempre, e voglio usare un eufemismo,
populismo ha usato queste parole. Il leader della forza politica, non attribuisco diciamo a Maroni la responsabilità perché so che se la scrollerebbe giustamente di dosso, però a lungo ha avuto problemi con l'uso delle mascherine, persino nei luoghi chiusi come la Camera e il Senato, in particolare la Camera di riferimento di Salvini, e ha diciamo minimizzato fino a che era minimizzabile. Allora, se adesso c'è un diciamo ravvedimento operoso di tutta quella forza politica, è un bene per tutti, perché chi è, ha delle responsabilità politiche è per primo che deve cercare di spiegare ai cittadini, soprattutto i propri, soprattutto quelli più arrabbiati per ragioni assolutamente legittime, che comunque il virus va combattuto, e va combattuto con il distanziamento fisico. Chi rappresenta fisico. Le istituzioni ha una fisico. Responsabilità, no? Anche sul il piano della comunicazione, fisico, dei gesti che fa. Fisico prima di quello che è sociale, fisico soprattutto. Chiaro. Io spero che questa lezione sia arrivata, anche perché, dico un'ultima cosa, abbiamo sentito anche a me, naturalmente, il professore Mumoli, la professoressa Grittini, la dottoressa Grittini, hanno usato dei toni di grandissima umanità, però oggi il lavoro che facciamo noi è quello di parlare non solo con i grandi scienziati, quelli bravissimi come Pregliasco, ma anche con i medici che stanno in corsia, che stanno nei reparti Covid. Oggi non è la prima ondata, cioè oggi noi sappiamo certo. assolutamente quello che bisogna fare per evitare di riempire le rianimazioni e le subintensive, e i medici stessi, gli operatori sanitari hanno le braccia a terra, perché non si può ogni volta fare carico su di loro. A questo punto sappiamo come funziona. Sì, non si può ricominciare da capo. Voglio arrivare da Maroni, perché appunto Daniela Preziosi ci ricordava che non è che proprio sempre il messaggio che è arrivato è stato dello state attenti, state distanziati, mettete la mascherina, in particolare dalla Lega, è oggettivo e innegabile. Prego Maroni, e poi mi piacerebbe anche che lei mi commentasse Catania. Sì, è così, ci sono stati degli atteggiamenti anche contraddittori. Io ho sempre tenuto questa linea, sono abituato a dire quello che penso, anche sostengo che ho sempre sostenuto che dobbiamo prendere il MES, perché rinunciare a 37 miliardi da investire nella sanità, nell'ammodernamento, nell'adeguamento dei sistemi sanitari, bisogna farlo, insomma, no? Valutando bene le condizioni, ma sarebbe davvero un suicidio non approfittare di questa possibilità. Su Catania, complimenti al servizio di Catalano, sembra un film di Totò, sì. Però devo dire che anche dalle mie parti, anche in Lombardia, magari con una migliore organizzazione nella gestione del traffico, però anche da noi si sono avuti... ma anche a Roma, in giro per l'Italia, in tanti sì, posti, per cui e che via via diciamo sta scemando il fenomeno, e comunque esatto. rimane un fenomeno che fa una certa impressione. Io non mi stupisco, anzi quasi quasi mi meraviglio che in Italia si siano fatte queste cose, è un bene, lo dico positivamente, no? Siamo riusciti da nord a sud, chi meglio, chi peggio, a gestire il sistema dei tamponi, e questo non era così scontato, ecco, diciamo. Ho bisogno di tutto quindi... l'aiuto che può, e lo chiedo al professor Pregliasco. Intanto dice Maroni, meno male che siamo riusciti a farlo, bene, male, qualche volta malissimo, però l'importante è che riusciamo a farlo. Ma la prima domanda è: quelli erano test rapidi, giusto Alessio? Erano tamponi rapidi, sì. Tamponi rapidi, ed erano tamponi rapidi un po' a tappeto, cioè c'era tanta gente. Servono, non servono, e servono per fare cosa, professor Pregliasco? Allora, servono in un caso come questo per fare uno screening, cioè per valutare in popolazioni che magari non arriverebbero all'esecuzione del tampone quella quota di asintomatici. Sono test che poi necessitano una conferma e hanno un difetto di essere come dire un po' meno sensibili del test molecolare che è il riferimento, e quindi di avere dei falsi negativi. Però io credo che
come elemento complementare siano un qualcosa di utile, di rassicurante, ma non deve diventare una patente. Soprattutto io temo adesso verso il Natale, tra dove regioni, magari qualche... no, vado dai nonni, ma tanto nonni, ho fatto il tampone rapido. Il tampone, esatto. Non va bene, lei ci sta già dicendo che quello non basta. Non basta, assolutamente. Anche perché comunque sia, tampone rapido o tampone molecolare, si positivizza dopo 24 e anche 72 ore dal momento dell'infezione. Quindi dobbiamo ricordare che è una polaroid, un'istantanea del momento in cui si è eseguito il test, ma l'evoluzione è in continuo. Cioè, me la faccia capire bene questa cosa, professor Pregliasco, perché ovviamente io non sento parlare d'altro, no? Va bene, io vado a trovare i miei genitori, tanto faccio il test la mattina, se sono negativo vado a cena con loro e poi me ne torno a casa mia. Ora, lei dice, è possibile che io sia negativo, ma semplicemente perché non mi sono ancora positivizzato. Ma nel frattempo posso essere comunque contagioso, e questo è il punto. Purtroppo sì, perché noi sappiamo che la contagiosità, ora l'abbiamo anche meglio imparato, è nei primi 5-9 giorni dall'infezione, compreso il tempo di incubazione e compreso il test in cui il periodo in cui il test non riesce ancora a individuare la presenza del virus. Ecco, molto bene. Alessio, intanto mi ricordi, perché con Pregliasco abbiamo già parlato del tampone molecolare e del tampone rapido, che era quello di Catania, per capirci. O antigenico. Quando c'è l'aggettivo cos'altro molecolare, c'è? Ci si impiega più tempo, l'analisi è sempre più lunga, con antigenico rapido l'analisi è più breve. Abbiamo anche poi il test salivare molecolare, e anche qui c'è un'analisi più lunga per capire il risultato. Il test salivare antigenico, quindi c'è un esito più rapido, 10-15 minuti. Poi c'è il test sierologico, quindi il prelievo per capire se si hanno gli anticorpi, monoglobulina M e monoglobulina G, analisi lunga per il test sierologico, per il pungidito, quello con prelievo, esatto, invece quello col il PIC, il pungidito, sì. C'è un risultato dopo 10 minuti, un quarto d'ora, insomma anche immediato, perché il pungidito è semplice. Allora, la domanda è, il test, diciamo, che ci dà più garanzie resta sempre il test molecolare, giusto, professor Pregliasco? Sì, esatto, ed è quello che ci dice se siamo contagiosi. Dobbiamo ricordare che è interessante anche il test, diciamo, degli anticorpi, quello sì, sierologico, però ci dà un'informazione del passato, cioè di che cosa ci è successo sostanzialmente fino a 14 giorni fa. Quindi una persona oggi può essere negativa ancora perché non ha ancora creato una risposta anticorpale e prodotto anticorpi, ma essere già infetto. Quindi la combinazione dei due test eseguiti, chiaro, periodicamente è ad esempio quello che noi facciamo per il personale sanitario, per poter, come dire, valutare, lavorare in sicurezza, diciamo, e lavorare per quanto possibile. Chiedo sia Maroni sia la Preziosi, però dovete fare dei telegrammi, abbiamo a disposizione Pregliasco. Non so se avete delle domande per come fare la sera della vigilia, per dire, oppure pranzo il 25, se volete fare un test, se non lo volete fare. Prego. Vado io? Sì. Vai. Domanda telegramma e risposta telegrafica. Io più che sul test, proprio perché il test purtroppo fotografa il passato e non il presente, volevo chiedere se secondo lei c'è un numero, adesso stiamo discutendo del numero dei commensali, la mia famiglia strettissima, siamo in 11, strettissimi, quelli proprio, cioè, di sangue. La domanda è super personale, siamo 11 e quindi... Un po' tantini, è chiaro che non c'è un manuale specifico, all'inizio non è che si voleva rompere le scatole per esempio ai 7 nani dicendo 6 per già infastidire loro, però il problema è che più si è più aumenta la probabilità, rischio, c'è un bassissimo, certo, rischio specifico per ogni contatto, però oltretutto se mettiamo insieme persone che arrivano da luoghi diversi con incidenza diversa, il possibile rischio c'è. Allora, io vedo già collegato Giulio Tremonti. Ben trovato, Tremonti. Professore, come sta? Direi bene, grazie. Oh, meno male, perché di questi tempi, diciamo, non è scontato. Io arrivo da lei, le chiedo un attimo di pazienza. Non so se Maroni vuole mandare un saluto a Tremonti. Loro, diciamo, hanno condiviso esperienze importanti. Prego, Maroni. Lo saluto con affetto. Ciao, Giulio. Abbiamo vissuto esperienze di governo molto significative, molto intense, quindi lo rivedo volentieri. E c'è chi la politica di questi due signori, la politica attiva, la rimpiange. Andiamo in pubblicità, grazie a tutti gli ospiti.
Tremonti resta con noi qualche minuto e arriviamo. Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, siamo in compagnia del professor Tremonti e di Deborah Serracchiani, però facciamo le presentazioni come meritano. Intanto, Giulio Tremonti, prego Alessio. Mi schiarisco anche la voce, docente universitario, presidente dell'Aspen Institute, è stato ministro dell'Economia e delle Finanze. Basta così, direi. Buono, no? Va bene, professore? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire? Che dice? Va bene. Va bene, l'accendiamo. L'onorevole Deborah Serracchiani. Deputata del Partito Democratico, presidente della Commissione Lavoro della Camera e vicepresidente del Partito Democratico. Abbiamo scordato qualcosa, onorevole Serracchiani? No, va bene. Precisi come il destino, più tardi arriva anche il professor Celotto, il costituzionista che ci dà una mano a muoverci dentro le restrizioni, le prescrizioni del governo, eccetera, eccetera. Quindi arriva fra un po' e potrete parlare con lui. Dunque, voglio partire dal momento che stiamo vivendo. Oggettivamente a me sembra che il momento sia eccezionale, per un momento eccezionale servono misure eccezionali. Allora sono arrivati i ristori per la quarta volta, quarto decreto ristori. Ci siamo arrivati dopo una partita politica piuttosto tesa, ma anche dopo un voto praticamente all'unanimità per lo scostamento di bilancio. Maria Grazia Gerina riavvolge il nastro e arrivo dei miei ospiti. Il rinvio delle tasse ad aprile e la promessa che per le imprese più colpite potrebbero essere addirittura cancellate. Nella notte Palazzo Chigi ha partorito il nuovo decreto ristori, il quarto in un mese. Dentro ci sono aiuti per categorie fin qui escluse come gli agenti di commercio, un sostegno una tantum di 1000 euro per i precari dello spettacolo e dello sport, fondi per pagare gli straordinari alla polizia impegnata a far rispettare le norme anti-Covid e per aiutare il settore delle fiere e dei congressi fermo dall'inizio della pandemia. Ma c'è di più. Lo stop al pagamento dell'IMU per gli alberghi, il rinvio a marzo dei pagamenti per la rottamazione ter e soprattutto la proroga di IRPEF, IRES e IRAP fino al 30 aprile per le imprese e le attività più colpite dalle misure anti-Covid, con la possibilità di un esonero totale o parziale di versamenti fiscali e contributivi per chi ha subito una significativa perdita di fatturato. Sembrerebbe l'avvio di una politica fiscale su cui potrebbe convergere anche il centrodestra, già trascinato da Berlusconi a votare con la maggioranza per lo scostamento di bilancio. Si sta aprendo una nuova fase di ascolto e condivisione sul fisco, sui non garantiti, sulle partite IVA, sulle imprese, su Berlusconi, sulla sua grande senso di responsabilità. Che gioco sia precisamente quello a cui l'ex presidente del Consiglio, ringalluzzito dal salvataggio bipartisan di Mediaset, ha dato inizio è ancora da vedere. Ma il blitz con cui il leader di Forza Italia ha costretto i suoi alleati a ricompattarsi sul sì allo scostamento di bilancio potrebbero seguirne altri. Prossimo appuntamento ravvicinato, il voto sul MES, che rischia di dividere in un colpo solo maggioranza e opposizione. Allora, ci sono i ristori, poi c'è il MES, poi c'è il recovery. Adesso cerchiamo di guardarli tutti, i punti e le questioni che sono sul tavolo. Però preliminarmente, professor Tremonti, la mia domanda è la seguente. A me sembra che si possa dire in serenità che siamo in un momento eccezionale. Mi sembra che a questo momento eccezionale corrispondano risorse eccezionali, che ci sia persino un modo di accedere a queste risorse che è eccezionale. Ma le chiedo quanto questo momento eccezionale richiede una classe dirigente eccezionale e se lei condivide il modo in cui queste risorse vengono utilizzate. Prego. Ma senta, io vedo pandemia ed economia sono due facce della stessa medaglia. Quando inizia, ed è evidente che non è una banale epidemia, ma una vera pandemia, io ricordo la Costituzione dice, prevede, se c'è un caso che richiede profilassi internazionale, la competenza esclusiva e totale è dello Stato.
può delegare sul territorio, ma fondamentalmente non può sottrarsi al comando della Costituzione. La stessa logica è nel Trattato europeo, che prevede la concorrenza dell'Unione con gli Stati in materia di lotta ai flagelli internazionali. Ecco, questo è stato mancato, non si è applicata la norma della Costituzione, questo ha generato sul territorio tra regioni, province, comuni, sindaci, un notevole caos. Questo ha alterato, modificato l'azione della la gestione della pandemia e ha creato nei cittadini oggettivamente molto sconforto, confusione. Ripeto, profilassi significa non solo sanità, significa tutto, significa trasporti, esercizi pubblici, edifici pubblici, confini. Secondo, si è mancato di capire l'eccezionalità del momento quando erano necessari gli interventi, diciamo, di investimento. Ora, quando tu hai una realtà di questo tipo, non applichi il codice degli appalti, non fai le gare europee, provvedi con eccezione, prendendoti le responsabilità, ma con la efficacia e, come dire, la determinazione e il coraggio che la situazione richiede. Io ho l'impressione che una realtà straordinaria sia stata gestita con mezzi confusi e con mezzi ordinari. Allora, aspetti perché abbiamo già sollevato due questioni. Lei dice la questione economica e la questione pandemica sono evidentemente due facce della stessa medaglia e, diciamo, ha sollevato le prime due obiezioni sia sull'una che sull'altra. Intanto voglio sentire l'onorevole Serracchiani. Lo Stato non ha fatto lo Stato rispetto all'epidemia e, in secondo luogo, rispetto agli investimenti non ha utilizzato strumenti di eccezionalità così come il momento richiedeva. Prego, onorevole Serracchiani. Ma sicuramente concordo con il professor Tremonti quando dice che si tratti di due questioni che vanno assolutamente tenute insieme e che non possono essere tenute separate. Questa è stata un po' la logica con cui in questi mesi il governo si è mosso. In realtà è stato un governo, a detta di alcuni, anche troppo determinato e troppo decisionista. Ricordo i DPCM, ricordo che anche i primi mancati passaggi preventivi in Parlamento sono stati l'oggetto anche di polemiche piuttosto forti. Dopodiché purtroppo c'è anche da dire che noi abbiamo negli anni fatto delle riforme costituzionali, penso alla riforma del titolo quinto, penso quindi alla delega alle regioni ad esempio della sanità, che oggettivamente sono spesso rimaste purtroppo a metà strada, ed è successo che c'è stata una pandemia per farci capire queste nostre fragilità e questi problemi. Per cui io credo che il governo abbia, in una situazione straordinaria, utilizzato anche strumenti straordinari ed in modo anche molto forte. Così come straordinaria è la dote che è stata calata sui territori, siamo ormai a 108 miliardi e siamo ormai con questo decreto quater a 18 miliardi che vengono utilizzati in poco tempo accanto alla manovra di bilancio di quasi 40 miliardi proprio per dare un aiuto nella situazione di emergenza in cui si trovano quelle attività che sono costrette alle restrizioni o che non sono riuscite a ripartire, come il mondo dello spettacolo ad esempio, della cultura, del turismo. Per cui credo che in una situazione straordinaria ci siano state anche reazioni straordinarie. Riconosco però che non si possa dire che tutto è andato bene. Io glielo dico ad esempio dal punto di vista del lavoro, il fatto di aver utilizzato la cassa integrazione in deroga, che è una procedura, diciamo così, complicata, che non poteva essere, esatto, una risposta veloce. Complicata che, esatto, che con altri numeri magari avrebbe funzionato e che oggi con i numeri che abbiamo avuto davanti ha dimostrato tutta la propria incapacità di essere veloce. Adesso arriviamo anche al lavoro, però non voglio perdere alcune suggestioni, torno dal professor Tremonti. Poi ovviamente se ci sono cose che non la convincono della risposta della Serracchiani, professore, ora che le do la parola dica pure quello che ritiene, però io vorrei aggiungere un tassello. E cioè le dico, l'onorevole Serracchiani ci ricorda tanti soldi, no? Sono stati messi sul tavolo e oggettivamente sono tanti soldi e tanti altri arriveranno. Il punto è che io mi sono chiesta, essendo anche una madre di famiglia, ma questi soldi io come li sto prendendo? Cioè questi soldi sono debiti? E come penso di ripagarli questi debiti? Lei mi sa rispondere, mi sa aiutare a questo dubbio? Prego.
Io ho trovato molto corretto quanto detto dal Presidente Serracchiani. Mi limito a notare che il cosiddetto titolo quinto è stato votato da centrosinistra e in quel testo c'è comunque la norma giusta per il caso, che è la profilassi internazionale, è di competenza statale esclusiva. C'è anche il potere per richiamare in casi del genere la competenza dalle regioni allo Stato. Ecco, c'è una cosa che avrebbe potuto funzionare e non ha funzionato in un titolo quinto da riscrivere, tuttavia è proprio questa, cioè dire la profilassi internazionale è un'emergenza. Come dire, il linguaggio europeo dice proteggerci dai flagelli internazionali e questo è certamente un caso. Quindi la possibilità c'era? Secondo me sì, purtroppo sì, e sarebbe stato meglio per tutti e dico anche non solo per le persone, anche per la gestione economica, poi tutto si tiene. Se fai confusione nella gestione politica, dai messaggi contraddittori diversi, crei angoscia e questo poi si riflette anche sulla vita e sull'economia. I soldi è una questione evidentemente di debito. Ora, chi fa debito deve sapere, e io penso che alcuni sappiano, che il debito è una cosa drammatica e tragico perché lo giri alle generazioni future, con limitate possibilità, dato come vanno le cose, di liberarle, di restituirlo. Ecco, chi fa debito non fa debito per i monopattini, per le biciclette, per le vacanze, seppure piccole cifre, ma sono indicative. E questo non andava fatto, il messaggio doveva essere il debito è drammatico, i soldi sono non illimitati, sono limitati, usiamoli bene. Se uno guarda la finanziaria che è in discussione adesso, vede, una volta si diceva c'è il Parlamento che fa l'assalto alla diligenza, qui l'assalto alla diligenza l'ha fatto il governo. Aspetti, cioè, perché su questa affermazione direi che anche clientelari insopportabili. Dobbiamo... Questo ti indica non tanto che i soldi sono buttati via, quanto che non c'è sufficiente comprensione del dramma che stiamo vivendo. Onorevole Serracchiani, non avete chiaro quello che sta accadendo e avete fatto da soli l'assalto alla diligenza. Prego. Intanto il Parlamento un controllo, come giusto che sia, l'ha fatto anche sul testo del governo. Ricordo che non accadeva così spesso come è accaduto questa volta, che diverse norme del testo governativo sono state dichiarate inammissibili e sono state stralciate proprio dopo che l'esame è stato fatto dal Parlamento, proprio perché il segnale che si voleva dare in questo momento è un po' quello che diceva anche il professor Tremonti, cioè diamo una visione generale. Io posso dire che i numeri vanno in quella direzione. Se voi considerate che finora soltanto sulle casse integrazioni, su in generale gli ammortizzatori sociali, questo Paese ha messo circa 37 miliardi, il che significa che stiamo davvero cercando di dare un sistema di protezione sociale a tutti come non si era mai visto prima, anche a chi quella protezione sociale non l'ha mai avuta, penso ai lavoratori autonomi, alle partite IVA, penso agli artigiani. Sì. Quindi io credo che l'utilizzo, diciamo così, anche in termini di grande visione, in qualche modo sia stato dato nell'emergenza. Dopodiché sono d'accordo col professor Tremonti quando dice che adesso bisogna anche però immaginare il paese che verrà dopo il Covid, almeno io leggo così le sue affermazioni. Il fatto ad esempio che nella manovra di bilancio ci sia un fondo per le politiche attive e la riforma degli ammortizzatori sociali e che siano investimenti, così come saranno investimenti quelli del recovery, credo che la direzione sia quella giusta e che si stia cercando davvero di mettere insieme tutti i pezzi. Non è assolutamente facile, sia chiaro. No, no, che non sia facile, diciamo, ce ne rendiamo conto tutti. Però e adesso arriviamo anche al recovery, però diciamo, siccome su quale deve essere la visione pesano anche le posizioni all'interno della maggioranza, è successo pure che, ce lo testimonia Sappino, abbia acceso un po' di polemiche una parolina, che è come la parola lockdown, non si può dire, giusto Sappino? Aiutami. Tu sei sicura che si possa pronunciare alle 4:15? Guarda, sono le 4:15 precise, mi hanno detto che alle 4:15 si può dire, vai.
Ok, perché invece nell'area della maggioranza la parola, così come dalle parti dell'opposizione, non è ben gradita. Uno dei 7.000 emendamenti in discussione in commissione bilancio alla Camera, dove c'è la legge di bilancio appunto che arriverà al voto nei prossimi giorni, prevede l'introduzione di una tassa patrimoniale. Ci sono alcuni scaglioni. La tassa patrimoniale, la patrimoniale ha scatenato... Sì, dritta, così, perché si prevedeva un aggravio dello 0,2% per i patrimoni fino a 500.000 euro, comprese le case. Non c'è stato neanche il tempo di spiegare per i due relatori, Nicola Fratoianni, Matteo Orfini, uno di Sinistra Italiana e uno del PD, come avrebbe funzionato questa nuova tassa, cioè che avrebbe ad esempio assorbito l'IMU sulla seconda casa, che è stata subito bloccata. Quindi inutile dirti che si voterà su questo emendamento il 9 dicembre, l'esito è abbastanza scontato. Ma io voglio sapere dall'onorevole Serracchiani, serve una patrimoniale sì o no? Avevano bevuto Orfini e Fratoianni? No, allora, guardi, un parlamentare può legittimamente presentare emendamenti a sua firma, ci mancherebbe. Voglio sottolineare che non è un emendamento del gruppo del Partito Democratico, il Partito Democratico non l'ha messo nei punti del governo con questa maggioranza e non lo possiamo considerare oggi un punto all'ordine del giorno, anche perché la situazione straordinaria che stiamo in questo momento attraversando impone di togliere il più possibile le tasse, non di aggiungere. Quindi l'abbiamo già archiviata, no. Questa cosa l'ha detta anche Di Maio, dice il momento di toglierle le tasse, non si deve parlare di patrimoniale. Tremonti sarà contento perché ho letto che aveva disturbato, diciamo, più o meno Fantozzi per commentare l'idea della patrimoniale, no? Ma viene fuori che ci sono 7.000 emendamenti. Ora, una classe politica in difficoltà non fa 7.000 emendamenti. 7.000 c'erano ai tempi della prima, forse della seconda Repubblica, io li segavo tutti, però 7.000 emendamenti indicano che non c'è sufficiente, come dire, valutazione del dramma che in Italia si vive. Detto questo, la patrimoniale è la passione dei ricchi per fregare i poveri. Cos'è la passione dei ricchi per fregare i poveri? Esattamente, se lei vede, le elite sono totalmente a favore della patrimoniale. Se vuole do anche un'indicazione, c'è nel bilancio dello Stato una posta che è destinata a ricevere i trasferimenti che uno vuole fare, volontari, un miliardario vuole donare al bilancio dello Stato i suoi soldi, mi pare sia stata fatta ai tempi da Monti, e li puoi anche dedurre. Non mi risulta che nessuno dei generosi, come dire, volontari patrimoniali con i suoi soldi l'abbia fatto. Ecco. Quindi siamo grandi proclami di intendimenti e poi però si fermano lungo la strada. Se le dico la parola MES, Tremonti, aspetti, gliela faccio dire da Gualtieri, fatemelo sentire. Una dopo l'altra le dico le parole. La riforma del MES è infatti cosa distinta dalla scelta se utilizzare o meno il MES sanitario da parte dell'Italia. Su tale questione, come è noto, esistono posizioni diverse nel Parlamento e nella stessa maggioranza. E come il Governo ha sempre detto, ogni decisione a questo riguardo dovrà essere condivisa dall'intera maggioranza è approvata dal Parlamento. Allora, posto che nel frattempo è arrivata l'agenzia che Crimi ha detto non c'è bisogno del MES? Sì, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha detto per quanto riguarda l'Italia il nostro paese non ha alcuna necessità di farvi ricorso. Vorrei il primo piano dell'onorevole Serracchiani. Tutto a posto, no? Assolutamente no. Noi pensiamo che invece si abbia bisogno del MES e si debba prendere. Quindi, francamente, credo che la discussione si debba fare non a colpi di agenzie, ma con un incontro serio nel quale si decide la linea da prendere. Solo anche onorevole Serracchiani, che io questa cosa ve la sento dire da un po' di mesi. E lo so, io mi sono anche stancata se ne dovessi dire proprio pure io un personalmente pochino, quello che penso. Perché credo che non si possa rinunciare a poste come queste in un momento così complicato e difficile. Dopodiché mi faccia rassicurare un attimo il professor Tremonti. Sono 7.000 emendamenti perché, come lui sa, non si può negare a nessuno, come si fa con gli ordini del giorno, ad un parlamentare di depositare gli emendamenti. Anzi, spesso il gesto del deposito per alcuni è già importante. Però quelli segnalati saranno molti, ma molti, ma molti di meno. Stiamo parlando, cioè, taglieranno forse pure loro di 200... come da suo insegnamento, sì. Tremonti. Sì, stiamo parlando di 200.
applicano il metodo Tremonti, diciamo. Esatto, stiamo parlando di meno di 300 emendamenti, che sarà probabilmente il modello Giulio Tremonti, immagino. Allora, professor Tremonti, mi dice intanto in un titolo, per favore, perché ho una pubblicità tassativa e le voglio far fare un ragionamento evidentemente più ampio, però mi dice in un titolo MES sì o no? Ma senta, diciamo che ci sono due MES, quello bancario che è nato in questi giorni, l'anno scorso, e quello sanitario. Se vuole, non glielo dico in italiano, così confondiamo ancora più le cose, si dice ESM, European Stability Mechanism. Allora, mettiamola giù così, quello bancario che è venuto fuori l'anno scorso potrebbe anche essere votato. Io non conosco il testo e in che tecnica la materia, se qualcuno lo rendesse pubblico sarebbe meglio. Credo che lo conoscano i ministri europei o le loro strutture. A occhio potrebbe essere anche, se eviti inconvenienti, potrebbe essere una cosa che interessante. Invece quello sanitario bancario, no? La risposta su quello sanitario è no. Direi di no, e le dico anche perché. Aspetti, perché dopo la pubblicità? Se no mi sgridano che è un tassativo. Pubblicità e torno da lei. Questo è l'ultimo che scende. Al momento sì. Per quanto ci riguarda, finisce stasera. Questo potrebbe essere l'ultimo traghetto sulla rotta Genova-Olbia. È una delle cinque linee che Tirrenia ha minacciato di eliminare se il governo non finanzierà la proroga del servizio in convenzione. Non sappiamo qual è la prossima, qual è il nostro destino. Sì, ci togliono la linea, abbiamo messo la strada. Ma... un collegamento redditizio, d'estate, sovvenzionato dallo Stato nel periodo invernale per garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e il resto del paese. Sono 40 anni che viaggio tutte le settimane. Sono settimane che dormo più sulle navi che a casa. Io posso capire che in questo periodo di pandemia sono tutti messi all'osso, però a parte noi trasportatori, se è vero quello che hanno detto, che toglieranno 5 linee per la Sardegna, stanno per un grave danno. Io sono disperato perché non so come fare. Togliendo 5 navi capisci bene che insomma è un bel po' di personale. Sono anche tanti precari. Sono a chiamata aziendale, quindi l'azienda può chiamarli in qualsiasi momento. E questi sono quelli che rischiano. Andiamo giù, non bisogno. Sbarcati a Olbia, raggiungiamo la provincia dell'Ogliastra, dove a causa delle rotte eliminate da Tirrenia, il porto di Arbatax rischia di chiudere definitivamente. Se sospendono è un bagno di sangue, praticamente torniamo indietro di 50 anni. Noi siamo qui, dovremo andare al porto Torres o Cagliari. Togliere la Tirrenia dal porto di Arbatax è come togliere l'ossigeno a un Covid, è la stessa cosa. Stiamo cercando un biglietto per mercoledì, ma è già negativo, non c'è. C'è Porto Torres, ma Porto Torres è fuori il tempo massimo. Noi abbiamo poche cose, ma se ci tolgono quelle poche cose che abbiamo... Dove sei? Sono su Gobinette, non ce l'ho fatta rientrare. Siamo 23 comuni, 60.000 abitanti. Noi possiamo resistere qualche settimana, il territorio può resistere per un breve periodo, ma poi un servizio indispensabile. Oltre ai disagi per i viaggiatori che oggi non potranno imbarcare da questo porto, dove oggi avremmo avuto due collegamenti navali, siamo preoccupati per tutti i lavoratori marittimi e per tutto l'indotto che rischiano concretamente di perdere il proprio posto di lavoro. È ancora più inaccettabile in un momento come questo. A poche ore dal blocco delle linee continua il braccio di ferro tra il Ministero e Tirrenia. E ogni 20 giorni dobbiamo subire il ricatto di questo o di quell'altro armatore che mette a rischio i posti di lavoro per ottenere l'ennesima proroga. Non è più possibile gestire una continuità in questa maniera. Sono 500 i lavoratori marittimi impiegati sulle linee eliminate che ora non sanno se e quando ricominceranno a lavorare. Non sappiamo ancora niente del nostro futuro. Cioè, tu non sai se domani vai... No, non sappiamo, ce l'ha detto lì. Dobbiamo fare gli ordini, non sappiamo dove farli. Entro il 28 febbraio la convenzione di continuità territoriale andrà a bando. Allora anche gli altri 4.500 dipendenti Tirrenia, oggi in amministrazione straordinaria, saranno a rischio.
Eccoci qua di nuovo in studio, siamo in compagnia dell'onorevole Deborah Serracchiani, del professor Giulio Tremonti, ci ha raggiunto il professor Alfonso Celotto, il nostro costituzionalista di fiducia. Ben trovato Celotto, tra poco tra l'altro il professor Celotto risponderà anche alle vostre domande. Professor Tremonti, riparto da lei, adesso le prometto che faccio spiegare poi perché il MES parte sanitaria non va bene. Però non vorrei perdere adesso la suggestione del servizio che abbiamo visto, no? E del lavoro. Noi sono mesi, da quando è cominciata la pandemia, che cerchiamo di capire che cosa succede, no? E la domanda che io mi faccio e che in tanti lavoratori ci fanno è: ma quando finisce il blocco dei licenziamenti in questo paese che cosa accade? Senta, quando finisce il periodo forse ci sono un po' dei soldi del cosiddetto recovery, temo molto più in là e non tanti quanto si favoleggia. Io credo che sia per il mio paese fondamentale metterli sulla unificazione del paese. Se lei guarda la mappa luminosa, vede che il nord Italia è molto illuminato, il sud Italia è assolutamente buio. I fondi che diamo a Bruxelles vengono destinati alle regioni meridionali, ma purtroppo non vengono gestiti in una logica centrale. Io ho tentato mille volte di farlo, ma la resistenza era delle regioni. L'uso dei soldi, la gestione, non la destinazione al meridione, ma la gestione di quei fondi è stata sciagurata in questi 20 anni. Diciamo che usiamo il 40%, il resto lo restituiamo a Bruxelles, che lo dà alla Polonia, alla Spagna e alla Portogallo. In Polonia ridono dicendo che c'è l'autostrada Italia. Allora, credo che se vengono, quando vengono i soldi del recovery, devono essere destinati all'unica grande opera di unificazione, che è la rete. L'Italia è stata unificata dopo l'unità con le ferrovie, dopo la guerra con l'autostrada del sole. In questo momento mettere tutti i soldi che abbiamo, quanti più abbiamo, sulla rete, vuol dire unificare l'Italia e vuol dire ridurre la divisione che c'è tra nord e sud del paese. Adesso hanno il computer. Aspetti professore, però, perché lei ha fatto un passaggio che non hanno niente. Lei ha fatto un passaggio che mi incuriosisce molto, perché è una questione fondamentale. Perché lei dice se e quando arriveranno questi soldi. Intanto le chiedo se mi può dare risposte veloci, voglio sentire anche l'onorevole Serracchiani. Saranno 209 miliardi quelli del recovery? Senta, è stato detto, è un trionfo dell'Italia. No, l'Italia prende di più perché è più scassata, ma relativamente al prodotto la Spagna prende molto più dell'Italia. Quei 209 vanno divisi tra debito e fondo perduto. Gli altri paesi non vogliono il debito e il fondo perduto per noi è 80 miliardi al netto delle nuove imposte che saranno imposte o dei maggiori contributi che saranno chiesti dall'Italia al bilancio europeo, fanno 40 miliardi più o meno su 5 o 6 anni. Piuttosto che niente, si dice. Meglio piuttosto, certo. Meglio piuttosto, tuttavia non sono la cifra risolutiva e folle di cui si parla. Però lei dice se e quando, perché lei ha addirittura il dubbio che non arrivi, no? Cosa? Però lei ha detto se e quando arriveranno, e allora mi è venuto un attimo di ansia, dico come? Stiamo facendo tutti i calcoli su come spenderli, abbiamo immaginato super squadre, 300 persone, 6 super manager, eccetera, eccetera, e poi magari, e poi Tremonti mi dice se e quando, come sarebbe? Dunque, attualmente sono bloccati perché il Parlamento vuole la democrazia in Polonia, in Ungheria, in realtà la democrazia non è un prodotto che esporti, non è un prodotto che ricatti, la democrazia nasce dal basso. Detto questo, alla fine quello sarà sbloccato e quindi tolga il sé. La mia esperienza dice che l'Europa cede con fermezza, sì, ma cede, quindi i soldi arriveranno. Quando? Dipende, credo nella seconda metà dell'anno a venire.
e comunque per una cifra, ripeto, che non è quella favoreggiata. Che non sono i 209 miliardi, ma sono circa 80 miliardi. Meno le tasse vuol dire più o meno 40 su 4-5 anni. 40 su 209, prego onorevole Serracchiani. Ma rispetto molto ovviamente le opinioni del professor Tremonti. Noi stiamo lavorando su un recovery da 209 miliardi, stiamo lavorando su progetti concreti, stiamo lavorando soprattutto perché il Paese non soltanto superi l'emergenza, ma si delinei anche per quel Paese che deve essere forte per i prossimi anni. Sarà molto importante il passaggio in Europa dei prossimi giorni, delle prossime settimane. Su questo sono convinta anch'io che si chiuderà, perché gli interessi sono troppi e non soltanto italiani, può rimetterci l'Olanda come l'Italia, quindi è chiaro che una soluzione verrà trovata e che queste risorse arriveranno. Il punto sarà spenderle bene e quindi io credo che sarà fondamentale non soltanto la governance, ma soprattutto le procedure con cui noi in 7 anni spenderemo queste risorse. Significa che devono essere delle procedure semplificate, che ci dovranno essere dei poteri sostitutivi. Credo ad esempio che le regioni non possano essere soggetti attuatori, ma che le regioni debbano partecipare ai progetti indicando quali sono le priorità, ma che poi ci debba essere con forza e con determinazione una capacità di spesa che diversamente non c'è. Guardi, solo per farle un esempio, a questi 209 miliardi noi abbiamo già nella nostra disponibilità 100 miliardi di fondi europei, chiamiamoli così, ordinari, cioè quelli che comunque sarebbero arrivati all'Italia e che non sono ancora stati spesi. Ma che sono aggiuntivi rispetto ai 209, certo, per capire io. Certo, sono, okay. Certo, sono quelli che sarebbero arrivati all'Europa senza il recovery. Supponiamo che non c'è, sì, il recovery, comunque l'Italia avrebbe avuto dei fondi europei. Oggi ce ne sono di non spesi 100 miliardi. È chiaro che questi 100 miliardi devono essere spesi con altrettanta attenzione di come si spenderà il recovery. Sono molto d'accordo su quello che ha detto il professor Tremonti. Il tema delle reti, non soltanto materiali ma anche immateriali, è fondamentale. Quando si dice che se il nord si allontana dal sud, il nord si allontana dall'Europa, è esattamente quello che rischiamo di far accadere ancora una volta se quelle risorse non vengono utilizzate compiutamente per mettere insieme il allora, paese. Un punto di contatto forte l'abbiamo trovato. Di qualche anno fa, ma non vorrei esagerare. Io però chiedo l'aiuto da casa, come si dice, chiedo l'aiuto a Celotto. Ho letto stamattina che dopo varie ipotesi a proposito del recovery si ipotizza una task force. Come sarebbe questa task force? A parte che subito mi è venuto in mente Colau, ma quello deve essere un problema mio, perché ormai, diciamo, quando penso alla task force penso a lui. Però questa task force avrebbe 6 manager, mi aiuti, Celotto, se ho capito male. Questi 6 manager avrebbero ognuno una specifica competenza rispetto ad un ambito, ad una progettualità all'interno del recovery, e ciascuno di questi 6 manager avrebbe 50 persone, sì, in squadra. In totale sono 300, quindi sì. Quindi 50. 300 più 6, 306 persone. Questa mi sarebbe la task force. Non ha citato, erano 300, era Gioia e Forza. No, no, vabbè, erano 300. Ora, queste persone si occuperanno del recovery fund. Accanto a questo, ho letto sempre, oggi, Corriere della Sera, Conte ipotizza anche un comitato di garanzia composto da 10 persone che lui dice auspicherei fossero nominate da Mattarella, cioè dal Presidente della Repubblica. Ma teniamo un attimo da parte il comitato di garanzia. La domanda che mi faccio io è: se da una parte c'è il governo, ci sono i soldi che arrivano dall'Europa e dall'altro c'è la task force con queste 300 e passa persone, i 6 esperti, mettiamo che non si trovino d'accordo su qualcosa, siccome non credo che ci siano precedenti in giurisprudenza, chi vince? Cioè la decisione chi la prende? Lei ha colto esattamente il punto, per questo non l'ho interrotta, perché ha ricostruito bene. Lei è giustamente scettica verso l'idea di una task force, perché quella di Colau ce l'ha dimostrato, che in fondo nomina una task force e poi non decide. Qual è il punto e qual è il problema? È che il procedimento ordinario oggi è troppo complicato e quindi noi sappiamo che per gestire una pratica grande come il recovery fund, se utilizziamo il procedimento ordinario, cioè andiamo da tutti i ministeri, chiediamo i pareri, non ne usciamo più. E quindi va creata una struttura speciale, una struttura eccezionale. Ora, questa struttura deve essere funzionale. D'altra parte, ce lo insegnano anche gli antichi romani, perché quando avevano un problema serio gli antichi romani, sospendevano tutte le magistrature.
questori, edili, pretori, e nominavano il dictator. Poi questa parola dictator, carica che rivestì anche Giulio Cesare, è diventata per noi a connotazione negativa nella storia, però ci fa capire come a fronte di scelte eccezionali servono strutture eccezionali. Perché? Perché il rischio è che non si decida, cioè se noi facciamo una struttura ulteriore... Ma il problema non è che magari moltiplicando le strutture abbiamo ancora di più la difficoltà a decidere? Esatto. Questo è il dubbio che c'ho io. È esattamente quello il punto, che lei coglie perfettamente, va fatta una struttura nuova per eliminare quelle vecchie, cioè decidono loro e basta. Chiedo anche a Tremonti, chiedo sia a Tremonti che alla Serracchiani, su questo veramente un telegramma. Professor Tremonti, 300 persone al servizio di 6 manager, poi anche il comitato di garanzia, altre 10 persone forse nominate da Mattarella, lei che ne pensa? Senta, l'età della ragione comincia con il rasoio di Occam, che dice «Enzia non sum, multiplicanda praeter necessitatem». Se aggiungi al casino che c'è adesso un ulteriore casino, hai un casino al cubo. E cioè dire la capacità di governo... Oh! Che succede? Qualcuno ha bussato a casa di Tremonti, deve essere successo qualcosa, aspettiamo che ritorni. E chiedo all'onorevole Serracchiani. Ma allora io trovo normale che in una situazione straordinaria in cui si debba intervenire su recovery ci sia la necessità di fare una struttura ad hoc. In realtà il pacchetto grosso è gestito dal MISE e dal MEF insieme ovviamente alla Presidenza del Consiglio. I 6 manager sono uno per ogni linea guida suddiviso il recovery. Dopodiché che saranno 300 o 100 o 250 poco importa, l'importante è che ci sia una tecnica struttura che riesca a fare. Sì, ma alla fine chi decide, onorevole Serracchiani? Questo lo possiamo dire con certezza, la task force dà dei consigli o in ultima istanza decide? No, la task force deve dare attuazione alle decisioni che vengono prese dallo steering committee, si direbbe in Commissione Europea, e cioè da MEF, MISE e Presidenza del Consiglio, che a loro volta hanno raccolto tutte le indicazioni che vengono dai territori. Quindi i territori, poi il MES, eccetera, decidono... ascoltando anche la task force? No, poi la task force esegue. No, la task force è la tecnostruttura. Lei consideri che questa cosa dura 7 anni. Ok, quindi loro eseguono, invece le decisioni le prendono altrove. Il comitato di garanzia che serve invece? Beh, il comitato di garanzia, come credo ad esempio, e spero che ci sarà anche un comitato parlamentare, serve per monitorare la spesa e che la spesa venga quindi utilizzata. Quindi controlla. Ma legittimo. Scusi, Serracchiani, in tutto questo i parlamentari... diciamo quell'organo che si chiama Parlamento, che ci stanno a fare? A controllare che la spesa venga fatta bene e che i progetti corrispondano a quella che è l'indicazione fornita anche dal Parlamento. Ma questo sarebbe il comitato, no? Chiedevo i parlamentari a che ci stanno a fare. No, ma mi faccia dire però una cosa importante. L'Italia rispetto ad altri paesi europei ha fatto una scelta che io reputo assolutamente non solo condivisibile ma importante. Noi abbiamo fatto un passaggio parlamentare nel quale il Parlamento ha dato l'indirizzo parlamentare per quanto riguardava l'utilizzo dei recovery. Ed è sulla base di questo che il CAE, il Comitato Interministeriale presieduto dal Ministro Amendola, insieme alla Presidenza del Consiglio, insieme ai ministeri interessati dall'utilizzo dei fondi del recovery, stanno scrivendo quelle che sono le linee guida per le spese. Ma no, ma va bene tutto, è che noi ci chiediamo quindi, questa moltiplicazione di figure, di comitati, di task force, se semplificano o rendono più complicata la scelta, le varie scelte che andranno fatte. Nel frattempo è ricomparso il professor Tremonti, mi sono un po' preoccupata. Professore, tutto bene? Sì, sì, grazie. Ok, no, mi auguro che nessuno abbia fatto arrabbiare, abbiamo avuto un attimo di sospensione. No, anzi, temevo io di essere censurato perché ho detto caos. va bene, a posto. Alessio, che succede? Abbiamo dato conto prima della dichiarazione di Vito Crimi, del capo politico del Movimento 5 Stelle. Sul MES ha detto non farò ostruzionismo, ma la posizione del Movimento 5 Stelle è di contrarietà. Rincara la dose Alessio Villarosa, che è sottosegretario al Ministero dell'Economia. Sul MES, il ministro Gualtieri ha più volte ribadito che le disposizioni e le finalità sul MES erano state decise già in precedenza. Vorrei sottolineare che fin quando non si perverrà al testo definitivo da sottolineare
sottoporre alla firma di capi di Stato e di Governo è possibile modificare qualsiasi previsione. Nulla è deciso. Va bene. E prima di salutare il professor Tremonti e l'onorevole Serracchiani, che poi devo aprire alle telefonate, abbiamo già un sacco di persone che aspettano di parlare col professor Celotto. Una cosa ve la voglio chiedere però, professor Tremonti, cambio completamente. Lei lo farà il vaccino quando arriva? Ma direi di sì. Quello influenzale non l'ho fatto perché in Lombardia è difficile. C'è qualche problema, però sì. Però quello normale penso assolutamente di sì. L'ha letto stamattina Rasi, l'ex direttore dell'EMA, che dice che finora sono stati forniti numeri da Bar Sport. La partita non è ancora iniziata. Diciamo che sarà necessario, utile, ma anche necessario che tutti i numeri arrivino a chi devono arrivare. Ah, direi di sì, tenga conto che è tutto così relativo. L'OMS, che sembrava il tempio assoluto dell'affidabilità, ha dimostrato di essere abbastanza scassata. Io il vaccino lo faccio. E Serracchiani, deve essere obbligatorio? Guardi, io penso che questa decisione debba essere lasciata ai medici e agli scienziati. Per quanto mi riguarda lo farò e spero che lo facciano tutti. Gli scienziati non è che possono decidere se lo dobbiamo fare obbligatoriamente. Però possono indicare quali sono le categorie che devono farlo per prime, quali sono le categorie che devono farlo assolutamente anche a rischio della vita. Insomma, io credo francamente che dovremmo fare così. E per quanto mi riguarda, se anche fosse obbligatorio, non avrei nessuna contrarietà. E questo però glielo dico a titolo personale, non voglio impegnare il mio partito. E Celotto, in punta di Costituzione si può rendere obbligatorio il vaccino, no? Certo, ci sono esempi del passato. La Costituzione prevede trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità umana previsti con legge. Abbiamo tanti vaccini obbligatori ordinari, come sappiamo, quelli dei bambini, quelli antitetanici per categorie, e poi per esempio ci sono anche vaccinazioni eccezionali, obbligatorie, tipo il famoso colera a Napoli nel 1973. Certo. Saluto e ringrazio il professor Giulio Tremonti, l'onorevole Deborah Serracchiani, tornate presto a trovarci. Vedo Grazie. Elena Testi collegata, che succede Elena? Sì, Tiziana, vi faccio vedere, io mi trovo a San Babila vicino al Duomo, questa è una delle vie dello shopping, oggi è così Milano, ragazzi in giro, famiglie e purtroppo anche alcune persone con la mascherina abbassata, insomma questa è la zona arancione, è Milano che diventa zona arancione sotto le feste insomma, di Natale. Insomma un lunedì bello frequentato, mettiamola così, no? Sì, calcolando anche che sono le 17 del pomeriggio e che quindi molte persone ancora si trovano all'interno dell'ufficio, quindi insomma c'è movimento. Va bene, che possiamo dire? Non diciamo nulla, va, per carità di patria. Allora, al telefono dovrebbe esserci Marco che chiama dalla provincia di Vercelli. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera Tiziana, buonasera professor Celotto. La mia domanda è sul vaccino anti-influenza, che noi per fortuna nel nostro paese, qui noi over 65, abbiamo già fatto fin dai primi di novembre, abbiamo avuto questa fortuna. Però la mia domanda è, anche se la competenza del vaccino è regionale, mi pare di capire, il governo potrebbe imporre un costo politico equo, uguale per tutta Italia quando il vaccino sarà disponibile, così come lo impose per evitare speculazioni, per esempio, sulle mascherine? Grazie Marco, sentiamo il professor Celotto. Guardi, Marco ci ha già dato lo spunto della risposta, assolutamente sì. Lo Stato può farlo sia perché è una prestazione eccezionale, ma anche perché allo Stato spettano i principi fondamentali sulle prestazioni sanitarie. Quindi può imporre un prezzo unico o addirittura può sceglierle di farlo gratuito o obbligatorio. Diciamo che l'esempio che ci ricordava Marco delle mascherine è illuminante da questo punto di vista, esatto. No? Perché ci ricordiamo tutti che ad un certo punto erano diventate costosissime alcune mascherine e tant'è che poi Arcuri, credo, no? Intervenne per abbassare il prezzo e imporre un prezzo per tutti. Allora, adesso continuiamo con le telefonate, però prima restiamo un attimo sul tema vaccini.
perché vorrei provare a parlarne in una chiave diversa, giusto Alessio? Il titolo potrebbe essere Non c'è mai fine al peggio, per esempio. Perché ci sono degli allarmi che spaventano più di altri. Ad esempio, Alessio... Vaccini, pseudovaccini, controlli sugli pseudovaccini, chi ha validato cosa... I vaccini farlocchi, esatto. Intendiamoci, non hanno niente a che vedere con i vaccini di cui stiamo parlando, rispetto ai quali si dice, attenzione, bisogna validare e vedere i dati della terza fase di sperimentazione... Ma quelli sono eventualmente, quando diventeranno vaccini, perché al momento sono vaccini in corsa, quando diventeranno vaccini saranno validati e saranno validati da precise agenzie atte a fare questo. Quello di cui vi parliamo adesso però è appunto tutto quel giro di medicinali e vaccini farlocchi e noi ci siamo chiesti, ma allora chi ci protegge e come ci proteggono? Vi faccio vedere. Quello che vedete è uno degli ultimi sequestri di farmaci contraffatti effettuato dalla squadra antifrode dell'Agenzia delle Dogane di Genova. In questi giorni stanno aumentando i controlli per prevenire il possibile arrivo di pseudovaccini venduti online potenzialmente pericolosi. Sono arrivate delle allerte dall'organismo internazionale sul rischio appunto di importazione di vaccini illegali nell'Unione Europea. Logicamente da questo punto di vista noi stiamo procedendo ad effettuare delle analisi di rischio ben mirate sull'introduzione illecita di farmaci contraffatti e in particolar modo i vaccini qualora dovessimo rinvenirli all'interno dei container. Su specifici operatori, tratte o categorie merceologiche andiamo a elevare il livello di allerta con il controllo scanner. Ecco, ora qui sta cominciando la scansione, qui si può vedere il mezzo all'interno, eccola qui. Ci dà la possibilità di verificare l'omogeneità del carico e quindi verificare che si tratta della stessa tipologia di merce. Andiamo a vedere l'apertura di un container per una verifica fisica. Lo step successivo, dopo il controllo scanner, dove ci sono dei dubbi, andiamo a effettuare un controllo, quindi su una verifica merci, prima visivo e poi eventualmente con lo svuotamento dove ci sono indizi fondati. Tendenzialmente ormai il web la fa da padrone, quindi ci sono organizzazioni criminali dietro che si sono attrezzate per distribuire in maniera chiaramente illegale dei farmaci contraffatti o comunque dei farmaci privi di tutti i requisiti di sicurezza. Noi analizziamo le polizze di carico, analizziamo eventuali tratte a rischio o eventuali passaggi in porti che si prestano a commerci non leciti. Allora, qui il container è quello di quelli più piccoli, quindi è più facile fare il controllo perché è un 20 piedi. Quando ci troviamo logicamente di fronte a un container del doppio della profondità, il controllo viene fatto in maniera molto più approfondita con dei corridoi o addirittura con lo svuotamento della merce dall'interno del container. Un totale normalmente i controlli si aggirano ad una media di 5%, perché in realtà noi la scelta che fa l'agenzia è quella di fare dei controlli mirati anche per non intralciare troppo quelli che sono i traffici commerciali. E va bene, così veniamo protetti dai farmaci farlocchi e dai vaccini farlocchi, qualora qualcuno dovesse farselo venire in mente, diciamo. Professor Celotto, ma lei si vaccina? Appena arriva questo benedetto vaccino per il quale tutti preghiamo? Lei si vaccina? Io mi vaccinerò volentieri quando ci sarà disponibilità di dosi, perché molto probabilmente il vero problema sarà nei prossimi mesi stabilire chi viene vaccinato prima, e quindi anziani, categorie a rischio, sanitari, perché comunque 60 milioni di dosi sono una quantità importante. Beh, abbastanza. A mio avviso dovrebbe essere reso obbligatorio un vaccino del genere. Obbligatorio secondo me. Senta, le chiedo un'altra cosa che non c'entra niente, poi c'è Caterina dalla provincia di Siracusa che dovrebbe essere già in linea, adesso vi faccio parlare fra voi, però prima le volevo chiedere una cosa, Celotto, lei che sa sempre tutto, alla fine che ci diranno che da una regione all'altra possiamo andare solo se abbiamo i genitori molto anziani e non autosufficienti? Mi butto avanti, prego. Ma quando legge un romanzo va subito all'ultima pagina, vero? E per forza, e il resto? Lei è troppo curiosa, vede, è troppo curiosa, e ancora non lo sa nessuno quello che succederà. Beh, nessuno non è Celotto, noi abbiamo Celotto, sì. Lei lo deve sapere, non lo sa. Sì, un'ora, anche le previsioni del tempo posso farle se vuole per il giorno di Natale. Niente, comunque, vabbè, non lo sa. Scherzi a parte, l'Italia dovrebbe essere tutta arancione, quindi nessuno può uscire dalla propria regione salvo comprovati motivi.
Ora dipende quali saranno i comprovati motivi. E io questo volevo sapere. D'altra parte, tutti il comprovato motivo è la mia famiglia oppure no? Esatto, e quindi dipende il grado di parentela. Rischiamo di tornare ai famosi congiunti. Mamma mia, no, non lo voglio sentire. Ne parleremo nei prossimi giorni. Lo so. Sento che ne parleremo. Caterina, buon pomeriggio. Intanto buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Prego, faccia pure la sua domanda. Allora, la domanda è in riferimento a un condominio. Nel caso in cui c'è un caso confermato, accertato, anche solo uno di Covid, c'è un regolamento, una procedura ben precisa? Cosa fare? Avvisare l'amministratore, il quale poi deve? Puntini, puntini. Grazie Caterina, sentiamo il professor Celotto. Allora, se il caso in un condominio non ha obblighi di quarantena per gli altri, salvo non ci siano stati contatti, cioè è buona norma, non è un obbligo avvisare gli altri condomini, se non ci sono stati contatti acclarati con altri condomini, non necessitano norme ulteriori. E Alessio, tu hai delle mail e poi chiedo alla regia se riusciamo un'altra telefonata, io proverei a mandarla. Ci scrive Linda via mail, a dicembre arriverà la 13ª. Sarà decurtata rispetto al solito, visti i mesi di cassa integrazione che ci sono stati in primavera e viste le settimane che ci sono state di cassa integrazione anche adesso? Si vede che la signora ci scrive da una zona rossa. Certo, dipende dalle singole posizioni contributive e retributive, comunque anche la cassa integrazione dovrebbe avere un pezzetto di 13ª, però se la signora è dipendente di un ente e avrà dal suo ente la 13ª, quella sarà decurtata e potrà compensarla almeno in parte con la 13ª sulla cassa integrazione. Allora, vediamo se c'è Giuseppina. C'è Giuseppina, non c'è ancora Giuseppina, nel frattempo però vedo Sappino, che vorrà Sappino? Che succede, Luca? Volevo dirti, Tiziana, che non ci sono ancora notizie sul vertice di maggioranza che avrebbe dovuto sciogliere i nodi sulla cabina di regia per spendere i soldi dell'Europa, del recovery. Quindi non è oggi il giorno in cui si trova la quadra su questo, almeno. Va bene, quindi mi stai comunicando che stai tornando in redazione. Solo che lo volevi fare con Rampopulo. Perché è questo. No, è che dobbiamo sapere ancora cosa sarà invece del DPCM. Ah, quindi ti trattieni, va bene. Grazie Luca, grazie davvero. Mi aprite il telefono, vediamo, c'è Giuseppina o c'è Dante? Dante, buon pomeriggio Dante, che chiama dalla provincia di Roma, mi dicono. Sì, ben trovato. Buon pomeriggio a voi. La mia domanda riguarda il rientro dall'estero di giovani studenti e lavoratori. Se c'è questa possibilità per il periodo di Natale, nel senso mio figlio che ha fatto il master e ha studiato, lavora attualmente in Francia, sì. Se avesse la possibilità di avere una settimana, se può tornare o meno. Se può venire in Italia oppure no? Sentiamo il professor Celotto. Lui è un biologo molecolare, per cui potrebbe fare anche il tampone prima di venire. Grazie Dante, sentiamo professor Celotto. Allora, l'unica certezza per ora è fino al 3 dicembre, perché fino al 3 dicembre vale l'attuale DPCM, si può rientrare, c'è l'elenco dei paesi, alcuni con tampone, altri senza tampone. E io ricordo sempre viaggiaresicuri.it e del Ministero degli Esteri sui paesi per avere certezze. Dopo il 3 dicembre entrerà in vigore la normativa natale. E quindi il nuovo DPCM ci chiarirà come ci si comporta. Tra l'altro ci avevano anche detto, ce l'ha detto la sottosegretaria Zampa, che stanno rinnovando, diciamo, e stanno modificando i paesi di destinazione, sì, o anche i paesi da con obbligo di quarantena. Allora, grazie al professor Celotto, grazie davvero, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci vediamo domani, dopo di noi, Alessio. Benedetta Parodi, dopo Benedetta, The Good Wife. Siamo in ritardo, ciao. Arrivederci.